Grazie all'onorevole per essere venuto in questo momento così complicato. Penso che sia estremamente occupato, quindi mi fa molto piacere che abbia accettato l'invito di Roberto Micera del nostro istituto e ovviamente agli altri autorevoli ospiti di questo webinar. Giusto due parole per dire che cos'è l'ISMED. È un istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche che ha sede principale a Napoli, una sede secondaria a Palermo e una a Roma. Siamo all'incirca 50 ricercatori e lo staff completo è 70. È un istituto molto interdisciplinare perché io sono per esempio un economista puro, Roberto per esempio un economista aziendale. Ma ci sono ingegneri, architetti, storici, economici, insomma, è un istituto prettamente multidisciplinare delle scienze umane. Questo è il secondo di una serie di workshop che noi abbiamo intitolato Mediterranean Workshops, perché intende fare un ponte tra la ricerca pura e i policy maker. Di solito i ricercatori viaggiano sui loro binari, ma spesso le attività di ricerca hanno bisogno di essere divulgate, di trovare, diciamo, dall'altro lato chi le percepisce, i policy maker, quindi chi applica poi le politiche ha necessità di avere informazioni. I ricercatori spesso questo lo dimenticano, vivendo nella loro terra, nella torre d'avorio. Diciamo, lo dico personalmente come invito a chi fa ricerca, appunto, a cercare di avere come interlocutore la società civile. Sembra banale, ma così spesso non è. E questo seminario sul turismo l'abbiamo voluto fare perché il turismo è ovviamente uno dei settori, anzi, quello che secondo me è stato più colpito dalla crisi Covid. Non che prima, insomma, viaggiasse l'Italia su a grandi vele per quanto riguarda l'economia, però il turismo è uno dei nostri punti di forza dell'Italia e del Mezzogiorno. Avere questo contraccolpo dalla crisi economica ha provocato non pochi problemi. Quindi nasce da questa esigenza, quello di trovare appunto un punto di discussione forte su un tema fondamentale. Come fare ripartire l'Italia, anzi riportarla su livelli di crescita superiori a quelli di prima della crisi. Non si tratta di ripartire, ma si tratta di ritrovare nuovi tassi di crescita che possano sollevare il nostro paese da una situazione di stagnazione che dura ormai veramente da 20 anni. Quindi il problema è più serio forse di quello che ci atteniamo. Io però non sono un pessimista, so che proprio le crisi sono opportunità e da queste spero possano nascere nuove vie, nuove traiettorie di sviluppo. E quindi il dibattito spero che possa apportare questo tipo di contributo. Quindi ancora una volta io vi ringrazio e mi oscurerò perché appunto voglio lasciare il tavolo a chi ha qualcosa di concreto da dire su questo tema. Grazie mille. Salvatore, grazie. È doveroso chiaramente anche ringraziare la SISTUR, che comunque è, diciamo, il nostro partner in questo webinar. E per questo, diciamo, mi fa piacere anche dare la parola al presidente Antonio Giusti per un saluto. Ringrazio per l'invito e sono contento che la SISTUR abbia partecipato all'organizzazione del seminario e che sia qui presente anche con il presidente eletto Antolini e con Carmen Bizzarri, che è tesoriere e membro del consiglio della SISTUR. Ho due parole su cos'è la SISTUR e poi qualche considerazione veramente telegrafiche sull'importanza dell'interdisciplinarietà. La SISTUR, come c'è scritto nel volantino, la Società Italiana di Scienze del Turismo, oltre ad essere una società scientifica che si occupa di attività di ricerca in campo turistico, ma anche di alta formazione, è soprattutto ha la caratteristica, diciamo, di essere interdisciplinare, come è già stato
accennato dal presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR. Diciamo, l'interdisciplinarità è particolarmente importante, soprattutto in queste condizioni. Tanto per dire, alla SISUR partecipano geografi, giuristi, aziendalisti, economisti, statistici, storici, archeologi e anche pochi, purtroppo, operatori del turismo, perché non vuole essere una società operativa in ambito turistico, però la presenza di alcuni operatori è importante per migliorare diciamo, gli obiettivi, soprattutto gli obiettivi delle ricerche, per renderle concrete e possibilmente utili. Ecco, per fare qualche esempio, in questa situazione di epidemia e di telegiornali e giornali che parlano tutti i giorni di questo aspetto, uno statistico soffre parecchio perché sente dire sia dai medici e addirittura dai giornalisti, poi che a volte travisano anche quello che viene detto dagli scienziati, emergono informazioni che sono chiaramente sbagliate. Tanto per fare un esempio, il famoso RT, che ogni tanto penalizza qualche regione, funziona più o meno in questo modo, che se una regione ha 2 contagiati e passa a 4, è aumentata del 100%, mentre se da 100 passa a 150 è aumentata solo del 50%. Sono tutte misure grezze, poco studiate, e questo proprio per carenza di attività interdisciplinare. È chiaro che il turismo ha bisogno invece di informazioni molto più precise, essendo probabilmente fra i settori e forse addirittura il settore più danneggiato, almeno fino ad ora, in questa situazione. In particolare, quello che è stato colpito di più è il turismo delle città d'arte, meno quello, diciamo, marittimo, e anche delle campagne. Tipo nel Chianti ci sono ancora parecchi turisti che vanno a cercare situazioni di tranquillità, mentre sicuramente nei centri storici delle città e nei musei ancora non si è assistito a una effettiva ripresa della situazione. Io mi auguro che questo seminario molto importante, come tutte le altre iniziative di questo genere, possano servire a far capire l'importanza di più voci che parlano dello stesso argomento, cercando di essere il più rigorosi possibile, perché francamente quello che si sente tutti i giorni fa un po' innervosire. Ringrazio dell'invito e anch'io spengo la telecamera e starò a sentire per il tempo che mi è concesso da un'altra riunione che mi comincia alle 5. Vi ringrazio ancora. Professore, grazie a lei. Allora, io, diciamo, oltre a chiaramente ringraziare tutti gli intervenuti, mi preme chiaramente, diciamo, sottolineare come appunto abbiamo maturato un po' questo seminario. Sostanzialmente, diciamo, è evidente che il turismo oggi si muove, vive in un importante, diciamo, momento di transizione. Non sappiamo ancora, diciamo, quello che sarà, sappiamo bene quello che appunto era. Siamo, diciamo, di fronte a una situazione in cui a livello internazionale, se si vedono chiaramente, diciamo, le stime appunto anche, diciamo, internazionali della UNWTO, osserviamo che appunto abbiamo avuto quasi, diciamo, nel primo trimestre dell'anno un calo del 57% di quelli che sono gli arrivi internazionali, con chiaramente una ripresa che dipende molto dalla mobilità internazionale, cioè da quando appunto si apriranno tutte le frontiere dei paesi.
In Italia il turismo vale 232 miliardi di euro, ormai diciamo, sono dei dati che ci ripetiamo quasi quotidianamente, dal lavoro a 4,2 milioni di occupati. Se si considera cosa si è fermato, quindi flussi turistici 2019 ci dicevano, registravano arrivi per 130 milioni di turisti, presenze per 434 milioni appunto di turisti. Trimestre marzo-maggio 2019, 81 milioni di presenze turistiche, circa appunto il 18,5 del totale era legato sostanzialmente a questo periodo, perché appunto del totale annuale. E vediamo cosa si è bloccato. Si è bloccato nel settore ricettivo circa 52.000 imprese, 24.000 del comparto alberghiero, 27.000 degli alloggi e altre strutture, 2.000 di soggiorni all'aria aperta, circa 283.000 addetti, di cui appunto 220.000 sono dipendenti, un fatturato di 25,6 miliardi. Mentre nell'intermediazione si sono bloccate 17.000 imprese, circa 50.000 addetti, un fatturato di 12 miliardi. Con il lockdown la spesa appunto mancata è di circa 10 miliardi di euro. E attenzione, nel trimestre marzo-maggio 2019 la componente appunto di stranieri pesava su questa spesa quasi 9,4 miliardi di euro. Di pochi giorni fa le stime dell'Istat: oltre 6 alberghi e ristoranti su 10 rischiano la chiusura entro un anno, sono in pericolo circa 800.000 posti di lavoro e sono a rischio chiaramente circa 65,2% di imprese di alloggio e ristorazione, e senza appunto poi pensare a quelle che sono le aziende di sport, cultura e intrattenimento, il cui valore aggiunto è 3,4 miliardi di euro con 700.000 addetti. Questo per dire che chiaramente il quadro è un quadro diciamo essenzialmente molto molto preoccupante. Noi abbiamo deciso appunto di affrontare questo tema trattandolo in un certo senso su un doppio binario. Una prima parte che sarà dedicata a delle ricerche in atto e che riguardano principalmente il turista, che riguardano principalmente gli strumenti di analisi che il turista sostanzialmente, con cui noi analizziamo il turista, e poi cercando chiaramente di creare una piattaforma, un collegamento con chi oggi è un policy maker, cioè con chi oggi sostanzialmente ha in mano le redini del governo. È ovvio, anzi vi anticipo, questa è solo una prima delle iniziative che l'Istituto vuole porre in essere. Spero che ci potremo rivedere dal vivo al più presto possibile, magari coinvolgendo anche quelli che sono poi i detti interessati e gli operatori, perché qui, al netto chiaramente di Giorgio, che però appunto Palmucci, presidente, che ha appunto una carica anche di presidente dell'ENIT, siamo appunto ricercatori accademici e poi policy maker. Do subito la parola a Fabrizio Antolini, in modo tale da cercare appunto di restare nei tempi, il quale ha preparato una prima relazione che appunto riguarda le sue attività di ricerca e che riguarda, si focalizza principalmente su quelle che sono gli strumenti di indagine quantitativa che noi abbiamo a disposizione. Ecco a te, Fabrizio, prego. Sì, grazie, un saluto a tutti, in particolar modo al sottosegretario che ci onora della sua presenza, ma spero di essere utile e anche un po' provocatorio, non tanto per dar fastidio, ma per stimolare un dibattito e proporre quelle che possono essere delle idee. Un momento in cui tutti quanti dicono il turismo in crisi, tutti quanti dicono con l'economia in crisi, vorrei ricordare che in una condizione come questa la crisi è una parola d'ordine, non c'è un'alternativa alla crisi. Nel momento in cui c'è un lockdown, nel momento in cui le persone non possono spostarsi sul territorio, è chiaro che evidentemente l'attività economica si ferma e si ferma anche il turismo, perché il turismo
come sappiamo, tutti i libri di testo, la prima cosa che dicono è che il turismo è un settore multidisciplinare e quindi inevitabilmente gli effetti che si hanno sull'economia si hanno anche sul turismo e gli effetti che si hanno sul turismo si hanno anche sul sistema economico. Tant'è che nel turismo troviamo le stesse caratteristiche che troviamo nella struttura produttiva dell'economia nazionale, cioè una microimpresa, 1.100.000 imprese più o meno, il 90% sono sotto, al di sotto dei 4 addetti, le presenze si sono, gli arrivi si sono ridotti considerevolmente, lascio i dati, li potete leggere, però il primo elemento fondamentale è che però queste imprese, ci dice l'Istat nell'ultimo rapporto annuale, sono resilienti vuol dire che sono tra loro interconnesse e lo sono anche nel turismo. Questo è un aspetto importante, non nuovo, perché noi sappiamo che se c'era una caratteristica che aveva reso il nostro sistema orgoglioso, il nostro sistema economico produttivo, ancorché di piccole fatte di piccole imprese, era proprio il fatto che c'erano i distretti industriali. E come ci disse Beccattini, era proprio un primo modo di, come dire, di collaborazione di queste microimprese. Però fatto sta che queste microimprese soffrono di che cosa? Della carenza di liquidità. E quindi la divisione ad EQI, che è l'alloggio e la ristorazione, ci dice appunto l'ultima indagine dell'Istat che il 3,4% delle imprese intervistate dichiara che è cessata o non riaprirà. Certo è che, considerando le previsioni che si fanno anche ottimistiche, quelle che ho fatto io e che qui vi riporto, ma non la voglio commentare più di tanto, vede che con una contrazione delle presenze turistiche, delle presenze straniere del 70% e quelle domestiche del 30%, avremo una riduzione del valore aggiunto che oscilla tra il 60% e il 70%. Ricordiamoci che negli ultimi anni, come il sottosegretario sa, noi abbiamo avuto la prevalenza di turismo straniero sul turismo domestico, 50,4%. Questo è un aspetto importante, perché poi non è vero che l'Italia ha perso quote di mercato. Io su questa analisi non sono assolutamente d'accordo. Perché? Perché l'Italia è ancora il secondo paese con statistiche che non sono del tutto omogenee. Noi abbiamo pubblicato uno studio, su questo il sottosegretario glielo posso inviare, nel far vedere le distanze che c'è tra come misuriamo noi o da come misuriamo noi in Italia e come misurano anche in Francia. Ci sono dei problemi operativi, non tanto di definizione. È bene essere precisi quando si inizia a parlare di turismo, affinché il turismo diventi una scienza e non fantascienza. Quindi il decreto rilancio risponde a questa prima esigenza. Non entro nel merito se il decreto, se è troppo burocratico o non burocratico, dico semplicemente che cerca di rispondere a quello che è una crisi di liquidità, fondo perduto, contributi a fondo perduto, 1.123.000 istanze, 42.000 domande provenienti dalle agenzie di viaggi, alloggi e ristorazione, 164.923. Quindi io mi sarei aspettato, per esempio, mi rivolgo al sottosegretario ma anche al presidente Palmucci, ma allora tutta, è vero che c'è crisi di liquidità, però poi quando c'è la possibilità di fare domanda a fondo perduto, io mi aspettavo non il 14,7%, mi sarei aspettato un dato molto più elevato. Se è vero, questa è fonte del Sole 24 Ore, che potete controllare voi, l'ho visto perché l'ho riportato perché mi ha fatto riflettere, quindi sottopongo a questa riflessione. Ma andiamo qui, e qui vengo, diciamo così, qui divento provocatorio, volutamente provocatorio, perché? Perché bisogna fare qualcosa. Bisogna fare qualcosa, non possiamo sempre dire le cose non vanno, oppure andrà tutto bene. Al contrario, qui la situazione è una situazione complessa, però il territorio non conosce il territorio. Quindi se noi dobbiamo dire qual è il punto di debolezza oggi del sistema turistico, turistico italiano, non è che non fa sistema, ma che il territorio non conosce il territorio. Primo elemento, allora io pongo all'Enit e al sottosegretario, o al sottosegretario e all'Enit qui presenti, riscopriamo le vocazioni turistiche. Allora come si fa? Politicamente si lancia un programma, ma non lo devo dire, questa è un'idea, si chiama programma attrattori. Cioè, per una volta, diamo i soldi alle regioni che lavorano in senso costruttivo e, come dire, individuano degli attrattori turistici intorno al quale costruire un prodotto e un insieme di servizi turistici. Ciò significa anche un'analisi di tipo diversa, non un'analisi del presente dei mercati, ma un'analisi dei mercati potenziali. Cosa accadrebbe se? Del resto, se noi guardiamo i bilanci degli enti locali, voi sapete bene che ci sono le missioni, i programmi e le azioni.
Proprio perché? Perché noi vogliamo individuare quelle azioni che possono poi produrre degli effetti. Questo collegamento nella programmazione regionale, vi assicuro, non c'è, è del tutto assente. E quindi come facciamo a risolvere un problema ed una crisi sistemica quando questi problemi ce li portiamo avanti da tempo e sono stati presenti in più occasioni con più direttori generali, però siamo sempre allo stesso modo. Non si capisce l'importanza di conoscere il territorio. A questo punto, dico qui, c'è il turista per caso, no? E qui mi richiamo ai big data, quindi c'è la possibilità, il FAI ha fatto un'esperienza molto importante con i luoghi del cuore, molte destinazioni turistiche si scoprono in maniera del tutto casuale. Allora diamo la possibilità di dare che cosa? Delle applicazioni informatiche dove le persone possono esprimere effettivamente, utilizzando poi anche quelli che sono i dati di Twitter, questo non lo facciamo come ricercatori, tranquillamente, o anche i dati di Facebook, quelli che sono le informazioni provenienti da Facebook, per capire effettivamente quello che è il sentiment rispetto a certe destinazioni turistiche. Certo, il territorio non conosce neanche come spende i propri soldi. Molte volte noi ancora pensiamo che il problema della spesa pubblica sia un problema di quantità. Non è un problema di quantità, se noi andiamo a vedere, ma è un problema di qualità. Noi non sappiamo come spendiamo e non abbiamo un metodo che ci consente di avere una valutazione di impatto della spesa pubblica utilizzata, ancor più nel turismo, essendo poi un settore multidisciplinare che in qualche modo coinvolge anche l'agricoltura. Questo è un esempio che voglio far vedere. Toscana e Puglia, si vede come la Toscana, gli agriturismi hanno effettivamente migliorato la propria situazione e le aree interne, cosa che non è successa in Puglia. Queste, voglio dire, focazioni food vocation areas. Ma mi preme puntare proprio il dito su una cosa, sulle statistiche ufficiali trasversali. Diciamo una volta con tutto, noi abbiamo un'eccellenza. Noi abbiamo l'unico paese, e lo dico al sottosegretario, lo dico al presidente Palmucci, che ha un'indagine censuaria. Cioè noi in Europa, l'Istat produce un'indagine censuaria sul movimento e gli arrivi. È l'unica. Gli altri fanno indagini, la Spagna fa indagini campionarie, che è una cosa completamente diversa. Questo vuol dire che noi abbiamo dati a livello comunale che possono essere incrociati con il frame territoriale per avere informazioni economiche. Quindi noi potremmo conoscere il prodotto interno lordo a livello comunale. Mi si dirà che il dominio della DECO non coincide perfettamente con quello dell'indagine censuaria. Va benissimo, ma l'85%, l'87%, il dominio è lo stesso, ha voglia di fare un lavoro di questo tipo. Ma dall'altra parte c'è ancora molto da fare. Per esempio, com'è possibile che non riusciamo a migliorare la tempestività, che oggi è sempre eccellente e a 8 settimane, utilizzando anche altre fonti come per esempio gli archivi amministrativi? Com'è possibile che non si riesca ad integrare ancora pienamente le statistiche dei trasporti, che siano però funzionali al turismo? Vi voglio far vedere questo, oppure non avere un conto satellite che mi consenta di misurare l'impatto economico e il contributo del turismo sul prodotto interno lordo. Parliamo dell'importanza del turismo, 6%, 13%, non potremmo stare a discutere. Noi oggi abbiamo le metodologie per poter avere indagini, come dire, risultati, direi, flash, immediati, eppure tutto questo non riusciamo ancora a farlo. Allora io dico, a questo punto, guardate questo esempio, un altro esempio che voglio far vedere al sottosegretario. Questa è un'analisi per centri nodali che noi abbiamo fatto, e questo l'abbiamo fatto io, il presidente, il professor Giusti e la professoressa Grassini dell'Università di Firenze. Vedete che qui c'è la matrice origine e destinazione a livello regionale, e ci consente in qualche modo di andare a vedere e di andare a capire come si muovono i turisti sul territorio nazionale. Se sovrapponiamo questo tipo di andamento, questi tipi di flussi, con l'andamento dei trasporti, vediamo che ci sono contraddizioni evidenti che spiegano in larga parte come mai al sud la quota di turisti è molto minore rispetto al centro e al nord. Diciamo quindi che secondo me si potrebbe lì, e qui concludo, pensare proprio anche a finanziare dei progetti di ricerca, considerando che abbiamo una struttura dell'informazione statistica che sfiora l'eccellenza rispetto agli altri paesi, delle analisi che possono essere portate anche da parte dell'università e degli enti di ricerca. Io penso che il Ministero e anche l'ENIT debbano prendere le professionalità migliori. Questo non vuol dire che io sia una professionalità migliore, assolutamente no, ma comunque per una volta portare a casa contabilità satellite, portare a casa
trasporti e turismo, portare a casa quelle che sono le aree a vocazione turistica prevalente. Chiaramente queste sono idee, in 10 minuti poi vedrò il film Missione Impossibile, perché evidentemente quello che ho fatto. Grazie Fabrizio, sei stato estremamente efficace e hai dato molti spunti di riflessione. Vado velocemente perché so che i tempi sono molto contingentati. Passo la parola al professore Giacomo Del Chiappa, che ha svolto appunto una ricerca sul turismo italiano e su come questo turismo italiano sta cambiando. Questo mi sembrava utile il suo coinvolgimento, perché si sta parlando molto di staycation, si sta parlando molto di turismo domestico e anche di turismo di prossimità, per cui una prima ricerca di natura quali quantitativa su questo tema mi sembrava ottimo appunto presentarla, e poi chiaramente per poter evidenziare eventuali spunti di riflessione per tutti i partecipanti. Prego, professor Del Chiappa. Allora, innanzitutto grazie a Roberto Mecera, grazie per l'invito a questo interessante webinar. Buonasera a tutti. Cercherò oggi di presentarvi in maniera molto sintetica, mettendo eventualmente a disposizione di chiunque lo volesse il report completo, una delle ricerche che sto conducendo a partire dal momento in cui l'Italia è stata interessata a questo lockdown a causa da Covid. E in particolare sto conducendo delle ricerche lato offerta e lato domanda per capire come il Covid sta impattando il settore del turismo e come la dinamica dell'attività turistica sta cambiando in funzione di tutte le strategie che sia gli operatori che le istituzioni regionali e nazionali stanno adottando, sia per cambiare l'offerta dei servizi, sia per riorientare strategie di comunicazione. In particolare ho fatto degli studi su un campione di quasi 1200 strutture ricettive italiane per capire come si inquadrano in termini di impatto di Covid e rispetto agli interventi che il governo nazionale sta adottando per supportare appunto il settore. Poi appunto questa indagine sulla domanda, la tua domanda che oggi vi presento, fa parte della prima fotografia che ho iniziato a condividere nel mese di giugno. È una ricerca fatta su un campione di 5.556 intervistati provenienti che risiedono in tutte le regioni italiane, nessuna esclusa, con l'obiettivo fondamentalmente di capire quali fossero i criteri con cui sarebbe scelto, quindi in modalità di viaggio, di scelta delle destinazioni, nonché i criteri di scelta delle strutture ricettive. Quindi tre prospettive d'analisi rispetto alle quali il campione si è in qualche modo espresso. In questo caso iniziamo a vedere in maniera molto veloce alcuni dati sulle modalità di viaggio, come anche la sottosegretaria Bonaccorsi iniziava a dire durante, diciamo, il periodo iniziale del lockdown. Era un po' per tutti evidente che quest'anno sarebbe stato senza dubbio un periodo di fenomeno turistico in Italia, che fondamentalmente si sarebbe retto su un turismo di prossimità, che spesso è appunto un turismo interno alla stessa regione in cui risiede il potenziale viaggiatore, o comunque al più di movimenti interregionali, dove ovviamente il turismo di prossimità va poi contestualizzato, perché mentre posso definire un turismo di prossimità un viaggio dalla Lombardia alla Liguria, mi viene anche dubbio se possa definire un turismo di prossimità dalla Lombardia alla Puglia. In quel caso parlerei più propriamente di turismo domestico in senso stretto, mentre viceversa risulta decisamente molto più bassa la propensione a viaggiare all'estero. Una nota metodologica che mi serve per spiegare come leggere eventualmente i grafici: semplicemente i rispondenti hanno risposto su una scala di probabilità da 1 a 5, e in questo caso viene riportata la probabilità con cui le persone hanno risposto che la probabilità di compiere una certa azione è bassa, o una posizione neutra, o invece alta nel caso di valore 4 o 5. 10 minuti, ma che devo fare? Un altro dato interessante spiega anche come mai alcune realtà che operano nella filiera del turismo, mi riferisco in particolare al settore dell'intermediazione, sia particolarmente in ginocchio, come la stampa nazionale e internazionale ben evidenzia, che ovviamente in questo contesto di social distancing e anche di diciamo di esigenze di tutela della sicurezza portano le persone a un po'
a non vedere di buon occhio l'idea di viaggiare in un gruppo organizzato, e in particolare circa l'82% dei rispondenti di questa campione dice che non lo farebbe nei prossimi mesi, il che evidentemente spiega un cambio di canale d'acquisto della vacanza, che si sposta principalmente da un canale di intermediazione a un canale più diretto, ovviamente almeno nei brevi termini. Allo stesso motivo, in maniera relativamente semplice e simile, si può vedere come la stragrande maggioranza del campione manifesta una certa preferenza a viaggiare in macchina, credo sia anche palese capire il motivo di questa scelta, con un po' più di difficoltà invece rispetto all'idea di viaggiare in aereo, con una zona di neutralità che molto dipende e dipendeva e tuttora dipende da prima dalle condizioni di accesso a bordo degli aerei e adesso da tutto ciò che nel mondo del trasporto aereo sta interessando, appunto le compagnie aeree, i loro allogamenti e i fenomeni di cancellazione, diciamo così, last minute del volo. Se invece si va a vedere quali sono i criteri di scelta della destinazione, senza dubbio uno dei criteri più importanti è quello legato alla pulizia e all'igiene degli spazi pubblici, per l'85,2% dei rispondenti è particolarmente importante. Un dato da non sottovalutare è il fatto che a livello percepito il turista vorrebbe sapere di visitare un luogo dove è presente un sistema sanitario efficace, dove eventualmente rivolgersi in caso di necessità, se ce ne fosse appunto bisogno, e un sistema efficace di gestione degli affollamenti. E in questo caso mi riferisco sia alla gestione degli spazi pubblici di varia natura, comprese anche le spiagge, dove qui non si vede la percentuale, ma ve la racconto fuori slide, dove il 65% circa del campione vorrebbe in qualche modo essere sicuro del numero delle persone che sono presenti nella spiaggia e di come viene garantito in qualche modo il distanziamento sociale durante la permanenza. È chiaro che in questo contesto Giacomo, ti devi sforzare un po' in più sulla descrizione, perché le slide non le stai condividendo. Vai, come? Vai. E non le riesci a condividere, dai. Continua, non ti preoccupare. Ci dovrebbe essere più. Dai, dai, non ti preoccupare. Okay. Vediamo se riesco a ricollegarle. Ok. E adesso? Perfetto, vai. Ok, c'era anche prima. E poi ovviamente si rileva una forte preferenza per le attività outdoor, in questo senso sia a livello di destinazione sia anche a livello di microimprese. In questo senso penso ad esempio al settore della ristorazione, dove ho condotto un altro studio, ovviamente è esploso il fenomeno di temporary restaurant, allestito temporaneamente appunto in zona all'aperto, le più varie, ad esempio anche bosco o campagne o piuttosto le vigne, e lo stesso ovviamente nel caso delle destinazioni, dove risulta evidente la preferenza anche per le località minori e non particolarmente affollate. Così come risulta importante dal punto di vista del consumatore il fatto di poter disporre di una copertura assicurativa che copra anche da eventuali esigenze legate al Covid, quale per esempio, nella peggiore ipotesi, la necessità di coprire le spese legate a un'eventuale permanenza prolungata all'interno della destinazione scelta come località per le proprie vacanze. Se invece andiamo a vedere come viene scelta la struttura ricettiva, da questo punto di vista si è fatto un gran parlare di quanto il Covid stia trasformando il modo di concepire le esperienze di viaggio e anche i comportamenti dei turisti, e quanto questa crisi abbia risvegliato un po' un senso di responsabilità del turista, e da questo punto di vista sembrerebbe che in effetti anche questi numeri in qualche modo lo testimoniano, perché l'85% dei rispondenti dichiara che vorrebbe scegliere una struttura ricettiva e si impegna in azioni di responsabilità sociale d'impresa. Per uscire dal vago, ad esempio nel questionario era prevista la domanda che riguardava la preferenza verso le strutture ricettive della ristorazione che fanno ampio uso di prodotti locali e quindi consentendo non soltanto la sostenibilità economica delle imprese dei territori che il turista ha deciso di visitare, ma anche la possibilità di preservare nel tempo i tratti identitari legati alle produzioni agroalimentari e di vino. Poi un altro dato molto importante per circa l'80% del campione è il fatto che sia sul sito internet che social della struttura ricettiva si spieghi
con chiarezza, efficacia e efficienza tutto ciò che la struttura fa per garantire le norme, diciamo così, di igiene e sicurezza. In un mondo in cui diventa veramente difficile capire come comportarsi, perché se da un lato c'è talvolta qualche turista che non è così poi più di tanto sensibile, forse erroneamente, alle regole che ci viene chiesto di rispettare anche quando si viaggia, ce ne sono altri invece che lo sono dal punto di vista degli operatori, anche di persone che con cui interagisco per motivi professionali nel corso della vita quotidiana, diventa sempre un po' impegnativo cercare di far capire il rispetto delle regole. Sparisce la colazione a buffet, o almeno sembrerebbe sparire, con la possibilità di che venga o servita da un buffet ma assistito, quindi non autoservito, oppure servita al tavolo, con la possibilità di prenotare magari da un menu che ovviamente possibilmente sia plastificato e ancor meglio digitalizzato. Ovviamente l'ancellazione gratuita, così come la possibilità di poter convertire un'eventuale ancellazione in un voucher da utilizzare o da accedere per eventuali future prenotazioni, risulta un altro aspetto particolarmente importante. Così come, tutto sommato importante, risulta la possibilità di come dire, passare e trascorrere le proprie vacanze in una struttura che consente di pagare attraverso sistemi di contactless e fuori slide, che permetta di gestire in maniera automatizzata i check-in e check-out con delle app che sostanzialmente contribuiscono a ridurre la possibilità di interazione diciamo fisica, non tanto con il personale della struttura, più che altro magari con gli altri ospiti che si potrebbero in qualche modo addensare o concentrare a seconda delle dimensioni della struttura all'interno della struttura ricettiva, in particolare della hall. Se poi andiamo a vedere in questo scenario come si prospettavano le intenzioni di viaggio degli italiani, direi sommato per l'asse non sono così negative, come peraltro anche gli studi dell'ENIT hanno dimostrato. Giacomo, cioè, delle leggere differenze, di chiudere. Diciamo che il 57, io ho già finito, il 57,8% dei rispondenti dichiara avrebbe trascorso una vacanza all'interno del periodo luglio, agosto, settembre. Il problema è che quelle sono intenzioni, la realtà è fatta da un settore, quello del turismo, che ancora fa un po' fatica a decollare e quindi c'è un po' bisogno di capire come gestire la comunicazione e le condizioni di viaggio dei turisti e di continuare a fare un po' di visione su come in maniera estremamente dinamica questi comportamenti dei turisti si possono, cambiano di settimana a settimana in funzione di come anche le nostre percezioni cambiano, e soprattutto di innovare i servizi e in particolare digitalizzare l'esperienza turistica facendo un po' più forse perno sulle tecnologie 4.0 su cui ovviamente sarebbe utile investire e supportare investimenti del settore. Vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso. Grazie per a te tecnici, Giacomo, ma a me mi risultava condivisa la presentazione. Grazie mille. Allora, io so che per problemi istituzionali sia il sottosegretario che Giorgio Palmucci dovranno lasciarci, per cui chiedo a Carmen Bizzarri uno sforzo ulteriore, perché già mi è stata molto utile chiaramente nell'organizzazione di questo webinar, di appunto concentrare il più possibile la sua presentazione, che tratta un tema estremamente attuale, perché concentra la sua ricerca su un paio di segmenti turistici che sono effettivamente possono essere determinanti per quella che è la fase di ripresa. Prego Carmen, grazie. Allora, grazie a te Roberto di questa dell'occasione che ci dai per dare voce alle nostre ricerche, che sono sempre molto importanti per capire bene come e dove il turismo sta andando in Italia, perché questo momento è veramente molto delicato e non e quindi andiamo proprio sulla ricerca e appunto come dicevi tu, innovare il prodotto, mi diceva anche il collega, l'Italia deve avere una nuova visione del turismo, un nuovo modo di pensare turismo. E quali sono i segmenti che l'Italia può attivare
per renderla più attrattiva nel bacino del Mediterraneo. Ecco, io ne ho trovati in particolare due, quello che riguarda il turismo inclusivo, quindi inteso proprio come inclusione sociale a 360 gradi, quindi da chi ha qualche tipo di disabilità temporanea o invece per cui ci nasce insomma con qualche difficoltà, ma pensiamo a tutto il turismo grey, quindi quello appunto formato dagli anziani e così via, e poi il turismo giovanile. Il turismo giovanile è quello che in Italia manca e che potrebbe dare quel fresh, quella grande entusiasmo che può poi non solo quello interno, quindi dare un prodotto interno giovanile che appunto quello della scoperta, ma anche rinnovare tutta la nostra offerta turistica anche a livello europeo per ora e poi internazionale quando sarà e se possibile. La domanda del turismo, come vedete dalle slide, che quindi cerco di passarle velocemente, la domanda di turismo inclusivo in Italia è ancora sottosviluppata, nel senso che sebbene c'è, ma non ce ne sono assolutamente le camere disponibili. Guardate qui il 3,8% rispetto a un numero di camere, per esempio, del 76,1% che sono invece dedicate alle persone normodotate. E quindi necessario non è solo quello di attivare un'accoglienza, un'ospitalità per tutti, ma la destinazione deve essere per tutti, cioè il problema non è tanto quello di avere degli alberghi, ma avere i servizi a 360 gradi nella destinazione, tale che la persona che ha qualsiasi tipo di problematica possa sentirsi autonoma e indipendente. Quindi ecco perché un prodotto turistico per tutti va fatto pensando a tutta la supply chain inclusiva, quindi attenzione alle attrazioni, alla catena del food, alla mobilità, ai trasporti, le risorse naturali, tutto ciò che riguarda le attrazioni a 360 gradi, e non solo, ma anche le strutture sanitarie e di fisioterapia, perché molto spesso sono quelle decisive per scegliere o no appunto una vacanza inclusiva. Quindi oggi che per esempio le città d'arte piangono i turisti, come si leggeva oggi da Corriere della Sera, un'alternativa vera potrebbe essere appunto l'idea di una città facile da vivere e facile da visitare. Quindi significa che la facilità di una città da vivere significa che i cittadini in prima persona possano ospitare i turisti, possano essere la comunità di riferimento per i turisti che hanno difficoltà, e quindi se loro sanno come viverla, la sapranno far vivere allo stesso modo al turista che ha delle difficoltà. Per quanto riguarda invece il segmento giovani, 15-24 anni, io così ho trovato le statistiche, come vedete, questi sono il numero delle notti trascorse dai giovani in Europa, e come vedete l'azzurro chiaro è l'Italia, vedete il verde e l'azzurro scuro che sono tutte regioni europee che accolgono turisti in tantissime notti. Nel 2012 c'è una crescita esponenziale, noi purtroppo in questo siamo molto indietro. Questa è la spesa invece del segmento giovani in alcuni paesi europei. Come vedete, l'Italia anche qui è ancora molto indietro, quando invece vediamo una spesa della Germania, in Spagna, in Grecia, in Polonia. In Polonia c'è un segmento grandissimo di giovani che spendono. Quindi ecco che l'idea di attivare, e questa non è un'idea mia, lo dico che è il dottor Nicolai che me l'ha suggerita, del Youth Tourism Bureau Italy, che potrebbe essere quello spazio virtuale, questa piattaforma dedicata ai giovani, dove c'è una rete locale di imprese che possono dare quella sostenibilità, l'innovazione al sistema dei giovani, e quindi una proposta verticalizzata sul turismo giovanile. Allora ecco, qui si presenta ad esempio i game, archaeological game, nei
nei siti archeologici, oppure travel and learn, quindi tutto ciò che riguarda i corsi di cucina, di lingue e quant'altro, fashion, quindi per esempio andare nelle aziende fashion per imparare il made in Italy italiano e così via, mostre e poi i parchi e sicuramente insomma. Ecco che quindi sono stata brava, 5 minuti mi hai detto, io 5 minuti. Grazie mille Carmen. E quindi ecco le nuove opportunità per attivare. Siamo veramente al limite. Ecco, allora. Il principio di prossimità, ecco, e ho finito. Va bene? Sì, grazie mille Carmen. Allora, io, innanzitutto, appunto, prima di passare alla seconda fase, volevo ringraziare Carmen per il grandissimo appoggio che mi ha dato e vorrei dare subito la parola all'onorevole Bonaccorsi. Credo che i temi, seppur in maniera estremamente veloce, che sono stati messi in campo sono tanti. Vocazioni dell'area, il territorio che non conosce il territorio, gli strumenti a disposizione per l'analisi dei dati, la necessità di valorizzare le professionalità, la necessità di trasmettere più sicurezza, trasmettere più fiducia. Per deformazione professionale, quindi mi svesto un attimo da questa veste in un certo senso di moderatore, credo che tutto passi anche per la governance del turismo. La cosa che in realtà è un tema trattato da sempre, ma c'è sempre un po' di difficoltà, onorevole, a passare da uno storytelling ad uno story doing. Adesso il governo italiano ha tanti strumenti a disposizione, penso al decreto rilancio, le linee guida della UNWTO, il piano Colao e anche direi il piano strategico di quelle che è appunto il 2017-2022, che seppur non è calato appunto in quella che è la realtà della crisi Covid, tiene conto di principi quali sostenibilità, innovazione, necessità di integrare l'offerta, governance che appunto mette a sistema una serie di cose. Ecco, mi chiedo e chiedo a lei sostanzialmente come il governo intende affrontare il medio-lungo periodo, come intende mettere a sistema questi strumenti e eventualmente coinvolgere gli operatori nella definizione in quella che io appunto penso sia una via maestra per rivitalizzare il sistema turistico Italia. Sì, grazie mille. Grazie a lei. Grazie di questa iniziativa e anche di tutte le ricerche che sono state presentate, devo dire davvero molto interessante, anche perché vi ringrazio doppiamente perché fino adesso tendenzialmente tutti i webinar si parla di aiuti, che tipo di fondo perduto, eccetera. Parlare anche un po' più di prospettive serve e fa bene indubbiamente. Ovviamente bisogna comunque tener conto degli aiuti, degli interventi economici, sia per le imprese che per i lavoratori, indubbiamente, ma penso che sia, come dite voi, come avete sottolineato tutti quanti, il professor Antolini, il Chiappa, la professoressa Bizzarri, tutti quanti su appunto un alzare la testa e lo sguardo e guardare un po' più in là come che tipo di prospettiva vogliamo dare. Io parto dai ragionamenti, dalle analisi e dalle ricerche che sono state presentate e concordo molto su molte delle cose che sono state dette, a cominciare dalla frase del professor Antolini: il territorio non conosce il territorio. Sono molto d'accordo, noi partiamo da lì. Abbiamo un tema molto importante da questo punto di vista e da come i territori, che siano regioni, che siano comuni, ma comunque i territori devono o sono in grado di individuare attrattori nuovi e di mettere a sistema, di costruire sistemi di attrattori nuovi. Su questo va fatto un ragionamento
molto più complessivo e molto più di, a livello di sistema paese di quello che secondo me abbiamo fatto fino ad oggi. Come diceva il dottor Micera, abbiamo a questo punto tanti piani strategici, tanti strumenti anche sia legislativi che più di appunto di orientamento come di indirizzo come il piano strategico del turismo del 2017. Dobbiamo capire come andare a una implementazione diversa rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi. Io in questo sono abbastanza severa con me stessa e con, diciamo, i miei colleghi della classe politica. In questo paese è un po' come ci si fosse accorto oggi, drammaticamente, a causa del Covid, di quanto è importante il turismo e soprattutto di quanto è importante il modello economico del turismo che diciamo c'era nel nostro paese. Siamo arrivati ad un punto per cui diciamo la verità, il turismo è un'industria che già prima della pandemia stava affrontando necessità particolari e nodi particolari. Parliamo ad esempio del grande impatto che subivano molti dei centri storici delle nostre città d'arte. Ecco, quello era un nodo su cui bisognava intervenire e bisognerà intervenire sicuramente in maniera differente da quello che abbiamo fatto o non abbiamo fatto fino al febbraio, all'era pre-Covid. Così come appunto la scelta di ci ritorno su appunto sulla acquisizione delle competenze rispetto ai territori e rispetto alla costruzione di sistemi territoriali nei vari territori. Ecco, da questo punto di vista va acquisita una maggiore consapevolezza, ma soprattutto, come diceva Micera, va definita una governance. Ancora oggi comunque abbiamo una quantità di soggetti che si occupano, proprio perché il turismo comunque è tutto quanto insieme, sono tanti fattori insieme, abbiamo una moltitudine di soggetti alla fine che si occupano di turismo. All'interno ovviamente di altri ministeri è molto difficile, no? In questi mesi c'è stata anche la polemica da parte ad esempio dei pubblici esercizi perché noi non li convocavamo al tavolo del turismo e delle imprese turistiche, ma diventa difficile oggi dire cosa è turismo e cosa non è turismo. Io sono d'accordo nel considerare che il ristorante, la pizzeria fa turismo, è turismo, ma di fatto il limite è molto labile. Allora, ecco, questo è fondamentale, capire e costruire una nuova governance. Oggi come governance, di fatto, come Ministero, abbiamo il Comitato Permanente del Turismo, che è un enorme tavolo, un'assemblea che mette insieme i ministri di vari ministeri, piuttosto che i rappresentanti territoriali delle regioni, dei comuni, e un po' di esperti, ma insomma non è secondo me una strategia che può essere interessante e fruttuosa da questo punto di vista. Secondo me qui noi, vi chiedo in prima persona anche una riflessione su questo: come possiamo costruire una nuova governance del turismo che possa essere in questo momento utile per far sì che tutta una serie di misure, che poi tra l'altro appunto sono state messe in campo, dovranno ulteriormente essere messe in campo, possano dare effettivamente frutto, ma soprattutto uno sviluppo di progettualità e di sistema. Ecco, credo che innanzitutto, così come abbiamo fatto, abbiamo convocato tavoli di crisi con le associazioni di categoria,
in tutti questi mesi e continueremo a farlo. Andranno fatti dei focus categorie per categorie, indubbiamente, per andare a intervenire su tutta una serie di specificità anche di urgenza su cui dobbiamo lavorare ancora. Mi riferisco al tema drammatico delle agenzie di viaggio, soprattutto del turismo organizzato, del meeting incentive, del MAIS. Quello è un comparto che riprenderà con grandissima fatica. Da oggi si possono nel DPCM, scusatemi, di ieri, si dà facoltà di poter riorganizzare congressi ed eventi, ma insomma sappiamo bene che i grandi congressi, i grandi eventi li acquisiamo con 2 anni di anticipo. Ci sono dei lavori, c'è un lavoro dietro molto complicato, molto complesso. C'è il tema dell'impossibilità di viaggiare nei paesi, dai paesi extra Schengen e noi fuori dall'area Schengen, e quindi questo ovviamente blocca tutti quei paesi che per noi comunque, come avete detto, non sto a ritornarci sopra, sono importantissimi, dagli Stati Uniti alla Russia eccetera eccetera, e che siamo un paese di destinazione e che appunto nel 2019, diceva Antolini giustamente, siamo arrivati a un 50,4% dei turisti stranieri sul flusso domestico. Quindi da questo punto di vista è chiaro che quello è un comparto che avrà ancora tanto, purtroppo, un periodo lungo per ripartire, così come altre professionalità, le guide turistiche. Insomma, ci sono ovviamente tutta una serie di emergenze su cui bisogna intervenire ad hoc, ma serve una sorta di grande lavoro, di grande costruzione di comunità, di pensiero, per capire esattamente, secondo me, in questa fase dove vogliamo andare e dove indirizzare il nostro modello di sviluppo. Negli anni passati non si è fatto questo, si sono rincorsi modelli di sviluppo che non necessariamente sono di pertinenza del nostro paese, con la sua fragilità, con la sua unicità, col suo patrimonio culturale e artistico. Ecco, io credo che una via di un modello economico italiano di sviluppo noi dovremmo provare a metterla in campo. E sono molto d'accordo anche qui sul tema dei dati. Noi abbiamo da una parte una grande accuratezza nella raccolta dei dati, ma dall'altra però poi li utilizziamo poco per riuscire a capire e a fare interventi di sistema e di progettualità. Su questo il presidente Palmucci, che saluto, lo sa, io ho chiesto a Enit di accelerare in maniera assolutamente diversa rispetto a come è stato fatto negli ultimi anni, ad esempio sulla costruzione di uno strumento importante di cui abbiamo davvero bisogno, che è l'Osservatorio Nazionale del Turismo. Siamo abbastanza indietro da quel punto di vista, bisognerà lavorarci a questo punto davvero con un ritmo completamente diverso. E poi anche qui, sperimentando strumenti nuovi anche di rapporto, partenariati nuovi tra pubblico e privato, anche di coinvolgimento, diciamo in maniera differente anche con le regioni, con i territori. Ad oggi noi abbiamo sempre ovviamente un costante contatto e dialogo con la Conferenza Stato-Regioni, con la Commissione Turismo delle regioni e anche con i comuni. È chiaro che bisognerà, penso, provare anche qui a trovare delle modalità diverse e anche più operative anche rispetto alla costruzione appunto di misure e di prospettive nuove. Ecco,
Molto corretto, secondo me, anche l'individuazione dei due target da parte della professoressa Bizzarri, sia del turismo inclusivo. Noi dobbiamo lavorare tanto da questo punto di vista nel nostro paese, ma tanto, tanto, così come sul turismo giovanile. La suggestione del Youth Tourism Bureau potrebbe essere un'idea. Ci sono alcune regioni che stanno lavorando su delle politiche giovanili in maniera anche innovativa, importante, ecco, prendere come best practice alcune di queste e costruire un filone da questo punto di vista, assolutamente. Certo è che in questa fase mi pare di capire da tutto anche dalla ricerca del professor Del Chiappa, alcune istanze sono molto chiare dal punto di vista dei turisti e degli utenti. La ricerca fondamentalmente di sicurezza, da quel punto di vista, mi pare che sia un'indicazione molto chiara della anche questa ricerca delle località minori e non affollate. Anche questa è un'occasione che non dobbiamo perdere, dal punto di vista della costruzione di percorsi nuovi e di appunto moltiplicatori degli attrattori turistici. Non dobbiamo, e quindi così come tutto l'outdoor, ecco, sono indicazioni importanti su cui in un'estate particolare come questa del 2020 sicuramente non piace parlare di opportunità quando ci sono davanti a tanti migliaia di morti come sono stati quelli del nostro paese, ma anche in tutto il mondo, però è chiaro che quello dobbiamo appunto considerare il fatto che è il momento in cui si faccia una riflessione sicuramente differente da quella che è stata fatta in tutti questi anni. E devo dire che momenti come questi sono davvero importanti, e vi ringrazio perché vanno in quella direzione, perché certo anche noi, anzi soprattutto noi, abbiamo necessità di confrontarci e di capire se una direzione è giusta o meno. Ecco, grazie. Grazie a lei, onorevole. Mi sento di dirle solo una cosa. Credo che chiaramente noi dobbiamo effettivamente cercare di massimizzare il più possibile quella che appunto questo azzeramento, in un certo senso, del sistema turistico. E chiaramente io capisco perfettamente che nel medio, cioè nel breve periodo, c'è il problema che bisogna affrontare, ovviamente, delle urgenze, però bisogna anche pensare a un medio-lungo periodo e cercare chiaramente di costruire sia il sistema ma anche proprio le condizioni affinché si faccia un reale destination management per l'Italia. Dico questo perché chiunque appunto vuole fare un'azione di destination management su un determinato territorio deve essere anche consapevole di una cosa, e ahimè qui c'è un monito a noi, che in un'azione di destination management tendenzialmente sono previste anche delle azioni da porre in essere in un momento di crisi, quindi per essere anche un po' più pronti eventualmente, noi speriamo mai, si dovessero verificare situazioni difficili nel futuro. Passo subito la parola a Giorgio Palmucci, presidente dell'ENIT, che ringrazio. Si parla ovviamente un ruolo diciamo chiave dell'ENIT è legato sia all'attività dell'osservatorio, come sostanzialmente ci ricordava l'onorevole Bonaccorsi, ma anche principalmente a quella che è la promozione dell'Italia. Voglio chiedere al presidente Palmucci, che so che appunto anche lui ha dei tempi molto contingentati, cosa sta facendo l'ENIT per la promozione sia
verso gli italiani, e quindi chiaramente per cercare un po' di alimentare il turismo domestico ed eventualmente anche il turismo di prossimità, e se poi ci sono delle azioni messe in campo nel medio e lungo periodo che possono essere rivolte immediatamente agli stranieri una volta che le barriere appunto diciamo riusciranno, cioè, ad aprirsi. Grazie ancora dell'invito. Grazie mille, ho ascoltato ovviamente con molta attenzione sia la presentazione delle ricerche, poi non posso che condividere quanto ha detto la sottosegretaria Buonaccorsi, cioè noi in quanto Enit abbiamo, prima cosa che abbiamo fatto, siamo riusciti a mantenere i nostri 25 uffici nel mondo aperti anche se in smart working, in maniera tale da poter monitorare quello che stava succedendo negli altri paesi e soprattutto di monitorare quella che era l'immagine dell'Italia verso il nostro paese, perché come vi ricordate all'inizio del lockdown italiano, comunque all'inizio della diffusione del contagio, siamo stati considerati quasi gli untori, siamo stati considerati quel paese che in realtà aveva diffuso in Europa il contagio, quando nella realtà dei fatti, al contrario, siamo stati l'unico paese il quale fin dall'inizio aveva messo in chiaro quali erano delle azioni necessarie per bloccare quello che erano i voli diretti dalla Cina, però il problema è che dalla Cina i voli continuavano ad arrivare nelle principali capitali europee e quindi a diffondersi in Italia. Quindi c'è stato proprio un momento anche molto complesso nel quale l'immagine dell'Italia all'estero era estremamente negativa e quindi la prima cosa che è stata fatta è cercare di fare in modo di far passare il messaggio che nella realtà dei fatti poi dopo comunque si è visto, e quindi ci troviamo di fronte alla pandemia mondiale e che quindi, anzi, l'Italia l'aveva affrontata per prima e l'ha affrontata con misure che ovviamente straordinarie, ma anche misure che abbiamo dovuto prendere prima di altri, perché ovviamente in Cina certe decisioni sono prese in maniera non troppo democratica e di conseguenza invece da noi siamo stati il primo paese che ha preso dei provvedimenti per evitare la diffusione del contagio. La cosa che quindi è stata importante era monitorare cosa stava succedendo all'estero e monitorare quella che era l'immagine dell'Italia e quindi le reazioni a livello anche di quello che ci dava il web, i social, sull'immagine dell'Italia. Tant'è che adesso siamo arrivati sempre, e abbiamo poi lanciato quello che abbiamo chiamato il nostro cruscotto di crisis management, un bollettino nel quale iniziare a raccogliere dati. Sono assolutamente d'accordo con la sottosegretaria sul fatto che Eni dovrà accelerare quelli che sono tutto ciò che concerne l'Osservatorio Nazionale del Turismo, che nel passato non è stato affrontato in maniera organica, e siamo partiti comunque da questo bollettino proprio per mettere a disposizione delle regioni, dei comuni, degli operatori uno strumento che permettesse quindi di avere i dati sugli arrivi internazionali, sui comportamenti della domanda nei principali paesi, su quelli che il monitoraggio delle prenotazioni, cioè, e che esce ogni 15 giorni, che io penso che adesso, dopo l'esperienza di questi primi 5 numeri, si è sempre più affinato e dà dei dati che sono importanti anche, ripeto, per gli operatori, per le istituzioni, quindi regionali o comunali, per prendere anche delle decisioni nel breve ma anche nel medio e lungo termine. Cioè quello poi sul quale noi siamo tutti d'accordo, e quindi condivido quanto è stato detto, cioè il Covid comunque ha avuto e sta avendo degli effetti non soltanto sulla domanda ma anche su quella che è l'offerta, e per cui bisogna anche fare in modo che in un momento come questo di difficoltà sia un momento nel quale evitare quelli che sono stati anche errori fatti nel passato. Cercare quindi di affrontare quello che noi ovviamente avevamo indicato nel nostro piano triennale, nel piano 2020 che abbiamo completamente rivoluzionato, ma che comunque è basato sì sul turismo sostenibile, sul turismo legato a una crescita a valore, in questo momento servono anche i volumi, però soprattutto una crescita a valore, e considerando i dati che giustamente sono stati ricordati,
cogliere in questo momento l'opportunità di raccontare l'Italia agli italiani, in primis, perché molto spesso gli italiani conoscono l'Italia meno di quanto la conoscono in alcuni paesi all'estero. Noi lo vediamo ad esempio sulla conoscenza che ha immediatamente il turista tedesco dell'Italia o il turista inglese o francese, che molto spesso conoscono il nostro paese meglio di tanti italiani. Per cui è chiaro che siccome Enit come ruolo ha soprattutto quello della promozione dell'Italia all'estero, è stato collaborare, comunque lavorare insieme alle regioni e su indicazione ovviamente del MIBACT, quindi la sottosegretaria Bonaccorsi e il ministro Franceschini, di lavorare proprio su poi una promozione Italia su Italia, un viaggio in Italia. E allo stesso tempo mantenere, una volta che finalmente si sono riaperte almeno i confini con i paesi all'interno dell'Unione Europea, evitando quelli che sono stati a rischio degli accordi bilaterali, che io posso comprendere che ci sono alcuni paesi che stanno peggio di noi, nel senso che paesi come la Grecia, come la Croazia, hanno un turismo che è al 99% un turismo internazionale. Noi abbiamo qui, in questo caso, possiamo dirlo, la fortuna di avere un 50% di italiano, un 50% di straniero. Però andare soprattutto a lavorare e lavorare nei paesi di prossimità, soprattutto il DACH, quindi i paesi Germania, Austria e Svizzera, che rappresentano circa il 30% dei turisti italiani, e l'abbiamo fatto attraverso dei webinar, per esempio. Mi ha fatto fare dei webinar, sia che mi ha chiamato Viaggio in Italia, nel quale andare a raccontare, soprattutto in media, in cui Enit, insieme con il MIBAC, insieme con le regioni, vanno a raccontare nei paesi che per noi sono chiave, quella che è l'informazione dettagliata su quello che è il prodotto italiano, quello che è l'Italia, quello che sta succedendo, quelle che sono le azioni che sono state intraprese in Italia, per poter garantire il più possibile quello che è il concetto di sicurezza, che come è stato evidenziato nello studio del professor Del Chiappa, cioè è ormai una variabile fondamentale nella scelta di una destinazione di vacanza, cioè per cui si vuole assolutamente che, mentre prima magari c'era una variabile prezzo che era predominante, la variabile adesso sicurezza lo è ancora di più. Ma riuscendo a raccontare che praticamente l'Italia, anche nel Covid, il Covid non ha danneggiato l'hardware. Cioè il nostro paese continua ad avere un'offerta turistica, un prodotto naturalistico, naturale, un prodotto culturale e quant'altro, che sono assolutamente, non sono cambiati. Quindi bisogna riuscire a coniugare, a riuscire a dare un mix in cui deve essere mantenuta quella che è l'emozione della vacanza in Italia, che resta il numero uno come destinazione più desiderata nel mondo, con un concetto di sicurezza, evitando ovviamente di fare quello che io chiamo dare un'impressione della vacanza ospedaliera. Quindi fondamentalmente lavorare su questi mercati, lavorare su quei target, sono molto interessanti ovviamente i target identificati anche nello studio della professoressa Bizzarri, e mantenendo il filo del discorso nei paesi extra UE, perché noi ci auguriamo, ovviamente come tutti, ci auguriamo che possano riprendere anche i flussi dai paesi al di là dell'oceano. Io ricordo semplicemente che gli Stati Uniti rappresentano più del 12,5% dei turisti che vengono in Italia, ma per certe destinazioni la percentuale è decisamente molto più elevata. Noi lo vediamo che le grandi città d'arte, ma anche la riviera, cioè la costiera amalfitana, piuttosto che a Capri, Ischia, Taormina, cioè soffrono enormemente del fatto della mancanza di turisti asiatici e di turisti americani. Per cui su questo noi manteniamo e stiamo lavorando proprio per che non si blocchi, non si interrompa il racconto di quello che è l'Italia anche in questi paesi, auspicando una riapertura dei confini, delle frontiere e dei voli una volta che si sarà stabilizzato quella che è la diffusione del contagio, che in questo momento in quei paesi è decisamente disastrosa. Grazie Giorgio. Mi permetto in un certo senso di darti un consiglio, e cioè cercare appunto il più possibile, anche nei limiti delle vostre competenze, di poter in un certo senso unificare il più possibile in questa fase quello che sostanzialmente
l'azione promozionale dell'Italia, cercando di evitare chiaramente quelle che sono delle, un po', diciamo, degli errori che possono commettere le regioni, anche un po' per inesperienza in questa fase, sostanzialmente, perché sì, è vero l'autonomia, però è importante sensibilizzare diciamo, i governatori delle regioni affinché queste regioni, i territori non si cannibalizzino tra di loro in un certo senso chiaramente comprendano come presentandosi insieme possano in certo senso dare una maggiore forza a livello promozionale proprio al Made in Italy, e credo che in questa fase l'ENIT svolga un ruolo estremamente determinante. Sono assolutamente d'accordo, noi collaboriamo, noi siamo al servizio anche delle regioni, dei comuni, proprio perché e lavoriamo insieme con le ambasciate, con i consolati, con l'Istituto Italiano di Cultura, con l'ICE, cioè dobbiamo dimostrare e mostrare che siamo uniti nella ripresa di quello che è un elemento così fondamentale per quanto riguarda l'economia italiana. E per cui io ritengo che anche il lavoro che verrà fatto e che stiamo facendo, che io fin dall'inizio ho sempre cercato di raccontare, che il nostro brand più importante è Italy, Made in Italy, di andare tutti insieme, in modo particolare anche con il mondo della produzione dei grandi prodotti di qualità del Made in Italy, dell'eccellenza del Made in Italy, dalla moda al design, al food, all'automotive, ma andiamo tutti insieme perché in questa maniera saremo ancora più efficaci e ancora più efficienti. Nel rispetto di quanto stabilisce la Costituzione, però io ritengo che quanto si sta facendo anche attraverso il nostro Consiglio federale, nel quale sono rappresentati tutti gli uffici tecnici e i rappresentanti di tutte le regioni d'Italia, e con il lavoro che stiamo facendo anche con i comuni, cioè io penso che sia essenziale, quindi non posso che concordare con te, dell'importanza di un lavoro comune per poter recuperare quanto abbiamo perso e stiamo comunque perdendo quest'anno. Grazie mille. Mi scuso soltanto per la brevità. Ti ringrazio. Passo la parola ad Alessandra Priante, che spero ci stia sentendo. Alessandra, ci sei? Sì, ci sono. Ok, grazie mille. Allora, mi scuso con Alessandra per appunto, diciamo, perché non abbiamo rispettato le tempistiche che le avevo comunicato. Alessandra Priante, direttore Commissione Regionale Europa United World Tourism Organization. Ci tenevo veramente tanto alla tua presenza. Perché credo che in questo momento il tuo ruolo sia stato determinante anche per la presenza, appunto, che abbiamo avuto la scorsa settimana del segretario regionale, generale, della UNWTO. Ecco, è proprio da quell'incontro, da questa visita sostanzialmente che si è avuta, vorrei partire. Il segretario generale ha sostenuto che l'Italia è il paese da cui è importante partire per la campagna di rilancio del turismo internazionale e ha manifestato apprezzamento per le misure adottate dall'Italia per mitigare la crisi e favorire la ripresa del settore, elogiando le vocazioni turistiche del nostro territorio, il turismo sostenibile, il tema dell'innovazione. Ecco, tu sei principalmente un tecnico e hai svolto un ruolo, tra l'altro, anche molto importante nella definizione delle linee guida del UNWTO. Mi chiedo, anzi, ti pongo due quesiti. Il primo: come l'Italia può orientarsi per non disattendere sostanzialmente queste aspettative? E poi mi preme anche, diciamo, porti un tema che è poi molto collegato a questi seminari che noi stiamo svolgendo sui settori economici del Mediterraneo. Come vedi, inquadri l'Italia e quale ruolo l'Italia può avere per il turismo di tutto il bacino del Mediterraneo? Ti ringrazio. Grazie a te Roberto, io mi unisco purtroppo alle scuse anticipate perché mi devo collegare in CB, siamo in collegamento con New York tra pochissimi minuti, quindi dovrò essere purtroppo molto breve.
Ho avuto modo però di sentire diciamo gli interventi precedenti, perché ero connessa da un po', e devo dire che non c'è bisogno di aggiungere altro, soprattutto Palmucci, diciamo, che ha parlato come se fossi io, perché sono mesi che dico queste cose qui, quindi mi fa molto piacere che Giorgio poi le abbia fatte sue, perché questo dimostra ed è la, diciamo, la prova di quello che Giorgio diceva, cioè che fondamentalmente dobbiamo essere tutti uniti. Credo non sia solo una questione di sistema Italia, credo che sia fondamentalmente una questione di essere un po' più uniti anche a livello europeo. Non parlo solo della Unione Europea. Approfitto anche, Roberto, per sfatare un grande mito. Io non sono il direttore della Commissione regionale, io sono il direttore del Dipartimento Europa. Ho 42... Grazie per il chiarimento. Ho 42... No, ma purtroppo questo fa capo a un originale, diciamo, comunicato stampa dell'anno scorso, okay. Ma la Commissione regionale è il nostro organo statutario, cioè la Commissione si riunisce una volta l'anno, io però dirigo il Dipartimento con 42 paesi. Proprio per questo ti dico, noi dall'inizio, quello che abbiamo cercato di dire è coordinamento, dialogo. Non è il momento di pensare alla competizione tra i vari paesi, cerchiamo di stabilire dei principi, delle priorità, delle linee guida a cui bene o male dobbiamo attenerci tutti, perché il problema del turismo, io ora in questi ultimi giorni sto ripetendo varie volte che sto parlando di catena del valore allargato, quindi sto parlando di un settore, diceva anche prima Lorenzo Buonaccorsi, cioè un settore che alla fine è molto, ma è anche particolarmente concreto e mirato, con degli impatti diretti e indiretti, quindi stiamo parlando di economia pura, sostanzialmente. Certo. Un'altra delle cose che io dico è che fondamentalmente nel momento in cui noi riapriamo i confini internazionali, ed è il motivo per cui siamo venuti il 1° di luglio, dobbiamo pensare a come lavorare tra paesi, perché poi, ok, ci sono i paesi che in qualche modo parlano male l'uno dell'altro, no? Tanto per essere chiari. Non so, ad esempio, recentemente il Portogallo era partito benissimo, l'Austria ha preso una notizia che forse c'era un piccolo focolaio da qualche parte, hanno iniziato subito a dire no, chiudiamo subito i portoghesi. Allora, è chiaro che c'è molta strumentalizzazione in questo periodo, però è un male, perché quando si lavora con partenze e ripartenze, con gli stop and go, con dei ritmi diversi, con appunto prima una cosa poi l'altra, è chiaro che si arreca un danno incredibile, perché poi quando si fanno riaprire le piccole attività o le grandi attività commerciali, no, bisogna dare continuità. Infatti il problema del 2020, che è quello che noi abbiamo esaminato sin dall'inizio, quando ci siamo accorti che il grande dell'impatto sarebbe stato poi nel bacino che origina il turismo nel mondo, cioè l'Europa, abbiamo subito capito che fondamentalmente ci sarebbe stata una perdita a due cifre oltre il 50%. Però era necessario, ed è necessario da parte di tutti i paesi, cercare di mantenere una sottile linea di vita che consenta almeno di valicare l'anno 2020, che turisticamente, io oramai lo dico da un po', è finito. Certo. Cioè siamo alla fine di luglio, è finito l'anno turistico. Stiamo parlando del 2021. Ora, per esempio, io ho molti paesi che mi chiamano chiedendo quali sono le nostre previsioni per il 2021, perché si parla spesso di nuova ondata. Certo è che c'è una nuova ondata, e se non si mantiene questa sottile linea, l'anno prossimo non è che si morirà di Covid, si morirà di altro. E questa non è una cosa lieve, perché il costo della mancanza di turismo è un costo anche sociale e culturale. Perché quando noi implementiamo le misure di sicurezza, quindi i distanziamenti, le mascherine e tutto il resto, in realtà stiamo anche scoraggiando l'azione turistica. L'azione turistica è vado a visitare un posto nuovo, quindi per definizione ho fiducia in quello che trovo. Un'altra cosa che noi stiamo dicendo, stiamo parlando di comunicazione e di fiducia. Ed è per questo che abbiamo iniziato una campagna, abbiamo capito che i paesi, al di là di tutto, al di là dei dati, al di là delle linee guida, al di là delle priorità strategiche, che poi ciascun paese ha le sue specificità, per cui l'Italia anche è molto centrata su quello che deve fare con le regioni, con i comuni e tutto il resto, idem per gli altri paesi. Al di là di questo, il nostro ruolo come Nazioni Unite è quello di cercare di far recuperare un pochino di fiducia e di lavorare un pochino sulla comunicazione a livello consolidato. Quindi, operazione Restart Tourism, che vuol dire ripartenza del turismo,
operazione restauratore siamo ovviamente in sicurezza, che deve iniziare con, come dire, una riapertura di confini. Quindi noi simbolicamente il 1° luglio siamo voluti venire a dare questo messaggio al mondo, proprio dall'Italia. Ovviamente è stato un bel lavoro di squadra per riuscire a portare questa, diciamo, questo risultato a casa. È stata, secondo noi, un'ottima missione, perché abbiamo comunque parlato con tutti gli stakeholders. In Italia nessuno è mai contento sempre, cioè il lamento è la cosa fondamentale. Io vorrei citare le parole del mio segretario generale, che appena atterrato ha dato un grande messaggio mentre consegnavamo a Fiumicino il riconoscimento per le politiche di sostenibilità. Uno, appunto, non stiamo dicendo a Fiumicino che riapre per la prima volta i terminal in maniera un pochino più estesa, che è un aeroporto sicuro. Stiamo anche dicendo che le politiche sostenibili che Fiumicino aveva intrapreso prima del lockdown sono un esempio da seguire, perché la nuova normalità deve essere questa. Il messaggio che il mio segretario generale lanciava è: il governo, i governi stanno facendo il massimo possibile, considerato che nessuno si aspettava una cosa di questo genere, quindi che l'impreparazione è anche un po' un'impreparazione collettiva, sia delle persone che ovviamente anche di coloro che sono in postazione di comando, perché purtroppo non eravamo allenati, a magari in Africa erano più pronti alla gestione di pandemie, perché purtroppo in Africa vengono spesso colpiti, in Asia idem. Noi eravamo sinceramente impreparati, ma tutti. Io vivo in Spagna, ti dico, anche Madrid è stata ipercriticata, il governo è stato ipercriticato, che ha chiuso prima, che ha chiuso dopo, che ha riaperto, cioè non è facile, non è sicuramente facile, però in questo momento dobbiamo darci tutti una mano, dobbiamo sicuramente essere molto molto più coesi di prima, e quindi mettere un pochino più da parte quelle che sono le rivalità interne ed esterne. Difficile, per carità, eh? Perché poi la tentazione di andare addosso all'Italia, te lo dico da italiana, mi sembra chiarissima, perché poi l'Italia è comunque il grande competitor un po' di tutti, perché fino ad ora l'Italia ha potuto ricevere turisti pure senza fare niente, cioè le crescite dei turisti spesso sono state in qualche modo, no, non gestite, e da qui anche problemi del cosiddetto sovraffollamento dal punto di vista turistico. Quindi in conclusione ti dico, noi abbiamo osservato un'Italia, e io in particolare che la conoscevo un pochino meglio, molto cambiata, molto più mesta, sicuro. Non è stato bello vedere Milano e Venezia semivuote, non è stato bello girare un video a Piazza San Marco di sabato pomeriggio con tutta la visuale del porticato di Piazza San Marco fino alla visuale della chiesa completamente vuoto, ci saranno state una trentina di persone. Quindi, insomma, non è proprio facile il momento. E, però, appunto, noi abbiamo notato che ci sono tutti gli elementi per poter ripartire con fiducia. Soprattutto io vorrei lodare tutti gli italiani, specie quelli delle attività recettive, che ce la stanno veramente mettendo tutta. Non è facile lavorare in albergo o in altri posti indossando uniformi, mascherine, a 58 anni, perché magari si è allungata l'età pensionabile, e riuscire a mantenere anche al di sotto della mascherina il sorriso, l'ospitalità, la generosità italiana, cercando di dire che va tutto bene. Quindi quello che voglio dire, senza retorica, è che veramente, siccome il turismo è sicuramente un'industria che tutti noi amiamo, però è un'industria che molto spesso viene relegata, io sono anni che più o meno sento parlare delle stesse parole, ma tanti anni in cui sento parlare delle stesse parole. Ultimamente ho partecipato a un webinar dove c'è stata una piccola tentazione a dire il turismo, il petrolio d'Italia, io mi sono imbufalita, perché non ne posso più. Quello che però è importante, secondo me, in questa fase è stare vicino veramente alla governance, gli amministratori locali, i presidenti di regione, i governanti, i ministri, i sottosegretari, tutti magari appunto, no, negli enti collegati. Sì, fare critica costruttiva, però questo è il momento in cui dobbiamo noi dare una mano a loro. Noi, Nazioni Unite sicuramente sì, ma noi cittadini, noi persone, dobbiamo dare una mano a chi sta cercando di darci delle regole e nello stesso tempo proteggerci e
consentirci anche di ripartire a fare attività di impresa, perché io il turismo lo guardo dal punto di vista dell'attività di impresa. Ultimissima cosa su cui noi stiamo insistendo molto, esattamente come nel momento di crisi abbiamo detto ripartiamo, abbiamo detto facciamo un piano per ripartire, quindi noi cerchiamo di stare sempre il passo successivo, anche, ripeto, per consolidare un meccanismo di fiducia, centrale è la formazione. Centrale è in questo momento tenere acceso lo stimolo per gli studenti a dire che il turismo può continuare ad essere un'alternativa di studio, perché altrimenti lo studente dice vabbè, mi iscrivo a medicina perché tanto il turismo è morto e quindi che faccio? Invece no, secondo noi questo è il momento esattamente opposto, il momento in cui tutte le forze nuove, delle nuove generazioni, vanno convogliate in questa direzione. Noi abbiamo lanciato ora in Olanda la University of Students League, la Lega degli Studenti. Abbiamo messo delle università olandesi che si sono fatta concorrenza tra di loro per l'elaborazione di una app per la gestione dei distanziamenti sociali nella fruizione delle attrazioni urbane. Quindi musei, ristoranti, parchi di divertimento, qualsiasi cosa, ok? E devi vedere i progetti che sono arrivati. Cioè, questo per me è fonte di grande incoraggiamento. Quindi, investire un pochino di più in formazione, con fiducia, ripeto, ci vuole uno sguardo oltre l'ostacolo, ci vuole una se vuoi, anche una fiducia nell'ignoto. Nel fatto che, ad esempio, il dottor Tedros, che è il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, criticatissima, ha detto proprio oggi pomeriggio non torneremo mai più alla normalità. Ecco, io personalmente, ma credo anche molti di noi allo UNWTO, ma soprattutto per il segretario generale, non siamo d'accordo. Non siamo d'accordo con questo tipo di messaggio. Non siamo d'accordo in maniera costruttiva, non in maniera di contrapposizione, perché sono noi lavoriamo insieme a loro, però è importante in questa fase non gestire il tutto come un temporaneo, ma gestire il tutto come un viviamo in una società che è in grado di prendersi cura di noi. In particolare in Italia, dove c'è una sanità pubblica molto estesa, cioè non siamo in America, dove tu vieni ricoverato per Covid e ti arrivano 50.000 o 100.000 dollari di fattura a casa. Quindi cerchiamo di guardare molto a tutto quello che il sistema nazionale sta facendo per i cittadini e cerchiamo di aiutarli ad essere, perché secondo me gli italiani sono stati bravissimi, ad essere fiduciosi nel poter restituire anche la porzione di vita che avevamo prima. Io personalmente lo smart working è interessante, non vedo l'ora di tornare in ufficio, cioè non ce la faccio più. Sono belli i webinar, carino questa cosa che uno si connette da casa, cioè anche no, anche torniamo a fare le conferenze. Io questa mattina ho partecipato al Forum Ambrosetti da Genova, io non, ovviamente non potevo essere presente per ragione di distanza fisica, però se io fossi stata in Italia volentieri sarei andata a Genova, perché bisogna ricominciare. Qui vedo collegato il sindaco Gnassi di insomma, una città che è non solo vocata turisticamente, ma anche vocata a tutto il turismo congressuale, come tante altre città in Italia. Queste cose devono tornare a essere la nuova normalità, magari con dei sistemi un pochino più controllati. Ecco, magari approfittiamone, perché i flussi da questo momento in poi vanno gestiti. Vanno gestiti vuol dire che vanno pensati, implementati, non subiti. Vanno controllati. E soprattutto a quel punto applichiamoci direttamente la variabile di sostenibilità come elemento chiave, non come, diciamo, corredo carino quando scriviamo il piano strategico. Deve essere un elemento chiave. E in questo devo dire che il ministro Franceschini parlava di sostenibilità già dal 2014. Quindi bisogna dargliene atto, però occorre che lo aiutiamo anche a rendere la sostenibilità qualcosa di reale, di operativo. E noi allo UNWTO stiamo sviluppando gli standard per la misurazione, sono standard globali per la misurazione del turismo sostenibile, quindi cerchiamo di andare avanti, ripeto, tutti uniti e con grande fiducia verso il futuro.
Grazie mille Alessandra, anzi mi grazie sento... a te Roberto, grazie a tutti. Grazie, scusami. Molte facce quello che chiaramente mi preme dire è che magari la UNWTO, che mi sembra avere molte idee chiare su determinati temi, potrebbe anche in un certo senso spingere a che le guidelines effettivamente possano essere adeguatamente applicate anche dal governo italiano, perché come sta Roberto, emergendo... Roberto, mi spiace, su questo non possiamo farlo, noi non possiamo spingere i governi ad adottare le nostre linee guida, noi mettiamo le nostre linee guida, le nostre priorità a disposizione di tutti. No, ma lo capisco, è chiaro, ma questo chiaramente è un grido di dolore, perché ovviamente il problema, diciamo, i problemi che stanno emergendo nel brevissimo periodo per mantenere vivo quel 2020 di cui ci dicevamo prima, adesso poiché c'è un problema anche di tempistica nella realizzazione di determinati interventi, che cosa sta succedendo? Che ovviamente mentre prima magari gli interventi messi in atto di breve periodo potevano andare bene, perché erano comunque interventi fatti indistintamente sui settori economici, adesso è indispensabile calare gli interventi caratterizzandoli sostanzialmente sui comparti, così come appunto quelle linee guida mostrano, diciamo, in modo molto evidente. Certo. Tant'è vero. Io mi permetto di interromperti, sì. Scusami, anche perché volevo aggiungere qualcosa sul Mediterraneo, visto sì. che grazie, visto. Grazie. Allora, io ti dico, quello che potrebbe essere molto utile, e questo io lo vado predicando da un po', ma alcuni paesi lo fanno, altri di meno, anche perché dipende anche Vai, Alessandra, dai. Ok. Sì. Stavo dicendo, cioè, noi abbiamo anche una dashboard di confronto tra le misure messe in atto tra i vari paesi. Potrebbe essere a volte interessante vedere quello che hanno fatto paesi limitrofi, perché potrebbe fornire uno spunto, diciamo, di più che guardare o applicare delle linee guida generali, potrebbe anche essere carino vedere cosa ha fatto un paese magari che ha struttura simile. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è il Mediterraneo, secondo noi, nel 2021 rappresenterà il luogo da cui si riparte con un turismo marittimo sostenibile. Secondo noi il futuro è il mare, nel senso Vediamo. Che vorremmo ripartire dal mare, e sicuramente il bacino del Mediterraneo sarà quello che ci consentirà di applicare tutta una serie di nuove strategie. Quindi, come dicono gli inglesi, stay tuned, perché sicuramente ti faremo sapere, perché ci saranno anche belle ricerche universitarie coinvolte. Ma guarda, sono contento per quello che dici, ma principalmente perché noi l'intento della giornata di oggi era un primo tentativo di creare una piattaforma, però questa piattaforma che di solito ha sempre faticato sostanzialmente ad emergere, ma una piattaforma tra mondo operativo, policy maker, mondo accademico, appunto, e CNR, quindi enti di ricerca, che appunto, diciamo, queste due parole mi rendono, diciamo, in un certo senso molto molto fiducioso per il futuro. Alessandra, ti ringrazio, do la parola ad Andrea Agnassi, sindaco di Rimini e referente delegato politico per la cultura dell'ANCI. Ecco, siamo passati da una parte, diciamo, dall'aspetto governativo, dall'ENIT, per poi entrare un po', diciamo, in quelli che sono i contesti europei. Torniamo un'altra volta al nostro contesto locale. Vorrei chiedere appunto al sindaco, in qualità proprio di delegato dell'ANCI, come l'ANCI, qual è il ruolo dell'ANCI in un certo senso in questa frase critica del turismo, e principalmente come effettivamente l'ANCI sta contribuendo a che le diversità, l'eterogeneità dei vari comuni, dei vari territori che l'ANCI rappresenta, possano diventare finalmente un punto di forza e non un punto di debolezza. Ecco, quindi diciamo,
cercare appunto di capire come l'ANCI coordina in un certo senso quelle che sono le risorse a disposizione di questi territori così eterogenei e come appunto in questa fase la promozione venga appunto in un certo senso svolta in modo coordinato. Prego, prego. Sì, buongiorno. No, io mi occuperei solo di turismo per l'ANCI, non di cultura. Non sono così intelligente, quindi mi hanno dato il turismo perché, come è noto, il turismo in Italia è come l'ultima delle, come dire, degli arredi dove mettere, no? Se ogni tanto lo mettiamo all'agricoltura, ogni tanto con la cultura. Il turismo non è un'industria, è solo evocato come industria strategica. Quello che noi facciamo come ANCI rispetto alla sua domanda, intanto le rispondo secco sulla governance. Io per il turismo lo darei ai tedeschi per la logistica e il riassetto istituzionale, ai francesi per la promozione e agli scandinavi per la qualità urbana. Noi ci mettiamo il paesaggio, stiamo fermi, così facciamo meno danni possibile. Nel senso che è evidente, lo avete detto anche voi, il turismo è evocato come industria strategica, ma non è considerato nella testa dei processi decisionali un'industria al pari delle altre. Non conta come la manifattura, come il tessile, come la siderurgia. Non è letto nella testa dei processi decisionali come un settore realmente produttivo. Il turismo è il settore produttivo invece che è il più integrato di tutti, perché ha a che fare con innovazione di processi di prodotto, ha a che fare con cambiamenti degli stili di vita, non solo dell'approccio alla domanda, al consumo. Quindi è un settore che interpreta più degli altri, è una cartina di tornasole dei grandi processi di cambiamento. E quello che manca al nostro paese, ed è quello che noi stiamo tentando di dire come comuni italiani, è di avere un approccio industriale al turismo, una politica industriale. Non ci sono osservatori perché ci sono oroscopi del turismo, sono tutti allenatori della nazionale. Una politica industriale te la insegnano all'università, voi siete all'università, ricerca e sviluppo, no? Il primo pezzo, strumenti per l'innovazione di processi e di prodotto, strumenti per l'aggregazione di impresa, un impianto normativo che aiuta l'innovazione dei processi e dei prodotti. Abbiamo un censimento delle strutture ricettive, di quale innovazione hanno bisogno, abbiamo ancora un sistema di classificazione che ti dà la stella in base, come dire, alla tenda, a quanto arriva la tenda nella camera d'albergo, se a 5-10 centimetri, ma non consideriamo il wifi, cioè di che cosa stiamo parlando. E poi infine, nella filiera, diciamo così, della politica industriale necessaria ed auspicabile, ed è quello che chiediamo al governo, dopo ricerca e sviluppo, dopo innovazione di processo e prodotto, dopo strumenti per l'aggregazione di imprese, eccetera, eccetera, c'è la promo commercializzazione. Noi facciamo male solo l'ultimo pezzo, la promo commercializzazione. La facciamo male perché non abbiamo un sistema paese che riesce, come dire, avete parlato di destination management, avete parlato di, no, DMC, Destination Management Company. Allora, io per essere forte e, come dire, sulla scena internazionale, il mio territorio come l'aggancio ad un brand paese? Ci vuole una centralizzazione da un lato. La France è la France. Quando esce il Beaujolais, è un vino altrettanto, come dire, di scarsa qualità come il nostro Novello, però in Francia si costruisce una narrazione nel sistema paese per cui in ogni territorio, in ogni vetrina, faccio un esempio banale, però si costruisce attorno, come dire, a quell'episodio una narrazione emotiva che riesce a rappresentare uno stile di vita francese. Noi andiamo in Cina in fiera con il banco nelle fiere di Monte Cucuzzo perché pensa di essere, come dire, una destinazione turistica perché c'ha la sagra delle castagne. Quindi se andate a vedere anche il Country Brand Index si dice esattamente quali sono le cose da fare. Siamo la meta più ambita del mondo, l'Europa è il continente più ambito ovviamente
a livello di meta mondiali, però nel Country Brand Index è evidente tutto quello che ci manca per essere all'altezza di un'offerta turistica che non riusciamo ad avere. Sostenibilità, ambiente, i più grandi giacimenti paesaggistici, artistici, culturali del mondo, a volte spesso da contesti urbani degradati, e quindi le politiche urbanistiche che premiano quei progetti di innovazione di prodotto che valgono sia per una comunità ma anche, come dire, per arricchire, per rendere fruibile una destinazione turistica, o sono premiate da una governance nazionale che premia i progetti di, come dire, che scommettono sull'innovazione ambientale, o se no non è un governo nazionale che fa il suo lavoro. Noi da questo punto di vista siamo molto incalzanti. Le straordinarie, come dire, richieste di Agrigento, devi spostare lo smartphone perché dietro c'hai gli abusi edilizi. Allora, come innoviamo quel prodotto lì? E poi la politica industriale manca, perché se andate a vedere, infatti i professori avete delle analisi, si concentra, come dire, il flusso internazionale si concentra prevalentemente in grandi hub delle città d'arte, Venezia, Firenze, Roma, Milano. Noi non abbiamo un sistema di fly and rail. Se il nostro tema è la spesa media pro capite e la permanenza media, perché la Francia e la Spagna ci danno due tiri, in Spagna si sta di più, sto parlando di pre-Covid, poi il Covid ci dice tempo e spazio come coordinate su cui riorientare un'offerta. Però se la Francia e la Spagna, la prima in relazione alla permanenza media, la seconda come capacità spesa media dei fruitori che vengono dall'estero, quindi viaggiatori internazionali, è molto più alta che in Italia, io ho il problema di mettere delle barriere all'entrata a Venezia, lo abbiamo visto, no? E non abbiamo una logistica che ti permette magari di vendere Destination Management Company un intero territorio, quello delle ville palladiane, perché non è collegato. Aumenterei, come dire, la presenza nel Veneto, non solo concentrata su Venezia, a parte che il Veneto c'ha anche le Dolomiti e così via, però tutta la straordinarietà delle ville venete, dato che non c'è né fly né rail, non è che non c'è solo fly and rail, non c'è neanche, c'è fly tanto, rail non c'è, quindi il tema di collegare i grandi hub di arrivo dei turisti internazionali, ovviamente dopo il vaccino ci auguriamo, no? Adesso siamo in una cappa, certo. Però con i territori, con i borghi che dicevate, oggi il Covid ci dice tempo e spazio, abbiamo una cerniera straordinaria dell'Appennino fatta di borghi fantastici che sono assolutamente irraggiungibili con la logistica. Allora, la politica industriale significa portare il paese a scegliere e non far bocciare quei piccoli interventi anche di breve periodo dalla ragioneria del MEF, come sta succedendo anche adesso nel decreto rilancio. Noi tra MES, Recovery Fund, eccetera, abbiamo 320 miliardi. Vogliamo strutturare due linee dell'alta velocità, Milano, Bologna, Rimini, Bari, oppure Trieste, corridoio adriatico da un lato e tirrenico dall'altro, per arrivare in Calabria e Sicilia? Perché se non facciamo gli investimenti adesso di politica industriale, tra 10 anni ci lamenteremo con i tedeschi che sono brutti, sporchi e cattivi perché loro fanno pianificazione strategica. Per noi il turismo è questo, ma non si farà mai perché, come voi sapete, prevalgono le lobby, le corporazioni. Abbiamo 7500 chilometri di costa inciso, 60% del PIL turistico è dato dal balneare ancora. Ti chiami Italia, sei mollo nel Mediterraneo, viva il mare, lo diceva chi mi ha preceduto. Sapete quante regioni sono in infrazione europea per gli scarichi a mare? Gli scarichi a mare sono le acque reflue, sono le fogne, 11 su 15. Ci sono dei progetti premiali di riconversione di prodotto turistico che ad esempio premiano le riqualificazioni dei waterfront, pedonalizzazione, wellness, scarichi a mare fatti. Tutto questo richiede quindi logiche politiche industriali, logiche premiali, ti do una mano se scommetti sul tuo prodotto. Faccio un esempio e finisco. A Rimini stiamo
riqualificando 16 km di lungomare, che da modello anni 50 arrivi con la macchina e ti spogli la cabina di cemento, diventano un grande sea wellness park. Prima di questo abbiamo fatto il sotto, chiuderemo 11 scarichi fognari, 500 milioni di investimento, ma le fogne non conviene farle perché le vedi tra 10 anni. L'ONU ha premiato questo progetto sull'obiettivo 14, Life Below Water, nell'agenda 2030. Se le devo dire che il governo italiano riconosce con un meccanismo premiale chi innova il proprio prodotto turistico, le direi una bugia, perché poi ci sono 8.000 comuni, 8.000 associazioni che rivendicano non di mettere sul piatto una politica industriale, ma semmai un finanziamento qualunque. Quindi secondo me il tema oggi è un salto nella testa dei processi decisionali e di rango che si vuole dare al turismo. Io ho fatto turismo come imprenditore, come istituzione, come diciamo così, promotore, come analista, e da quando sono bambino che sento dire che il turismo è il nostro petrolio. Sono passati 40 anni, adesso abbiamo le rinnovabili, continuiamo a dire che il turismo è il nostro petrolio. Cioè, siamo indietro, come dire, non è, diciamoci la verità, è evocata come tale, ma non è considerata un'industria strategica che vale come le altre. Se vai in crisi un distretto delle piastrelle, si mobilita mezzo mondo, dai sindacati alla regione, eccetera. Se c'è un distretto turistico maturo o che ha delle difficoltà sulla logistica, il turismo è ancora considerato un settore del fai da te. Una governance centrale forte, un collegamento col brand paese, e poi ognuno se la gioca, come dire, su una proposta di destination management company se riesce a esprimerla, ma dentro, come dire, una politica industriale che in questo paese manca. Sapete bene che nel Country Brand Index noi siamo 18esimi, 14esimi, quell'indice misura il grado di affidabilità dei servizi, della logistica, l'ambiente, la possibilità di fare business. Noi siamo primi come meta, poi nell'arte, no? Nello stile di vita, nella cultura del cibo, ma una serie di indici, di parametri che definiscono quell'indice ci assegnano al posto appunto che ci relega alla fine. Andate a vedere tra noi e la Spagna, tra noi e la Francia, per l'incoming internazionale, il contributo al PIL dall'incoming internazionale è per la Francia e la Spagna 3 volte tanto di quello dell'Italia. Cioè dentro ci sono 2 o 3 finanziari. È assolutamente così. Sugli arrivi internazionali è così. Permanenza media maggiore, come no, assolutamente. Mi dispiace che, come dire, qualcuno non sia d'accordo. Andate a vedere il contributo al PIL dagli arrivi internazionali in Francia e Spagna, capacità di spesa per la Francia e la Spagna, permanenza media, è 3 volte quello dell'Italia. Fabrizio, vuoi dire qualcosa? Volevo dire che condivido l'analisi che in parte era stata fatta anche precedentemente con il dottor Gnassi, però voglio dire su questo tipo di valutazione ci andrei molto piano per una serie di ragioni. Innanzitutto il contributo è misurato dalla tavola 3 o 4 della contabilità satellite, che ognuno compila in maniera diversa, quindi i dati non sono omogenei e comparabili. Il punto non è questo, dottore, come ha detto lei, giustamente, dobbiamo cercare di fare un salto di qualità progettuale per quanto riguarda i trasporti, che era uno degli elementi che avevo introdotto precedentemente, con una variabile assolutamente strategica. Adesso è andato via, però eccolo qui. Le volevo dire, dottore, questo, che la Spagna, a differenza di noi, ha una caratterizzazione che è una caratterizzazione molto concentrata del proprio turismo. Quindi si concentra prevalentemente nella Catalogna e nelle isole. L'Italia, invece, che è un punto di forza ma anche un punto di debolezza, se lei guarda la nota del novembre del 2018 che ha fatto l'Istat, dà una, come dire, la prima volta un'analisi a livello comunale di tutti quanti i comuni, e lei potrà osservare che sono molto distribuiti sul territorio nazionale.
Questo comporta che una politica dei servizi, in particolar modo dei trasporti, da realizzare in Italia è molto più complessa rispetto agli altri paesi. Questo non vuol dire che no, è una peculiarità. Se lei cita la Spagna e cita la Francia, allora io le devo dire anche che la situazione spagnola è diversa da quella italiana. Questo è fondamentale perché non abbiamo fatto i collegamenti. Dottor Agnà, se lei poi cita il sistema trasportistico, che sicuramente, se lei considera che su 40, lei sa quanti aeroporti ci sono in Italia? Troppi. Lei lo sa quanti sono? Ce n'è uno per 90. No, sono 45 aeroporti. Va bene? Sì, 45 quelli riconosciuti, poi quelli aperti sono 90. Guardi, erano 72 nel 2012 quando erano tutte le infrastrutture aeroportuali. Corretto. Non so che è corretto. 45. Lo sa come si concentrano? Il 50% dei movimenti del traffico passeggeri, d'accordo? È un traffico che si concentra su 5 aeroporti. E semplicemente uno, aspetti, semplicemente uno è al sud, lo sa qual è? Catania. E quindi? Le sto dicendo quindi che c'è un problema di strutturare il sistema trasportistico, che era quello che ho fatto vedere precedentemente, lei evidentemente, in funzione del turismo. Oggi invece il sistema trasportistico e le infrastrutture non sono mai state viste in maniera funzionale rispetto al movimento e al turismo. Questo è un grande scollegamento, ma servono analisi che possono essere utili a supportare poi certe decisioni. Questo è il punto fondamentale. Guardi, ma io sono d'accordo con lei, scusi se interloquisco. Nella mia regione ci sono 4 aeroporti lungo la via Emilia. Sono troppi. C'è un aeroporto per campanile. Cioè oggi sono i tedeschi con il vettore Lufthansa, con i grandi hub di Francoforte e Monaco che vendono l'Italia ai cinesi col pacchetto di una settimana. In Italia, sono d'accordo con lei, si è fatto un aeroporto per campanile dove magari non serviva, oppure non si è costruita una politica fly and rail. Sul dato invece internazionale, la spesa internazionale in Italia, Francia e Spagna, al di là della concentrazione... La spesa! Certo, ho detto la spesa. La spesa, è una cosa diversa. Io parlavo del contributo al PIL. Il contributo al PIL del paese dagli arrivi internazionali. Spagna e Francia, Italia. 44 miliardi in Italia, sono 44. In Italia 49, è un po' più alto, gli ultimi due anni è aumentato. In Francia 65 e in Spagna 73 milioni. La spesa, miliardi. E il dato sulla spesa, che ripeto ancora, non è un dato omogeneo. Io le posso citare a memoria quei dati perché sì, ma anche la tabella numero 4. Lei è d'accordo o no che spendono di più negli altri paesi? Cioè gli arrivi internazionali lasciano nel paese più soldi che in Italia, su questo siamo d'accordo? Ma siamo, come no? Ecco. Ci mancherebbe, ma difatti l'analisi che lei dice di creare un prodotto turistico e di creare appunto si crea un prodotto turistico intorno a degli attrattori. Bisogna avere capacità imprenditoriale. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Ma per no, prego. Scusami Fabrizio, vabbè, è chiaro che il messaggio del sindaco è estremamente diretto, è chiaro, nel senso che al di là della faccenda specifica, mi sembra di capire che chiaramente si invoca la necessità di far sì che questo settore, che appunto doveva essere in grado di promuovere sostanzialmente la bellezza, ecco, in senso lato, fatica in un certo senso a essere, diciamo, organizzato, sistematizzato e considerato effettivamente secondo una prospettiva industriale. Questo, diciamo, credo che il messaggio che il sindaco intende inviare, ma chiaramente le dico, appunto, ripeto, la volontà, di questi tipi di incontri è proprio questo, diciamo, facilitare in un certo senso anche il confronto tra ambiti diversi, ecco, quindi chiaramente in questo caso abbiamo le esigenze, le istanze dell'ANCI e poi chiaramente un confronto diretto con quelli che possono essere, diciamo, gli studi che da parte nostra possiamo appunto fornire.
siamo arrivati in chiusura e darei subito la parola a Valeria Aniello. Valeria, diciamo, oltre a essere un'amica e un'esperta di politiche di coesione, un'esperta che appunto, diciamo, proviene dall'Agenzia della Coesione, attualmente project manager di ASTIS, azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione dei Nuclei di Valutazione. Oltre a essere appunto un'amica, dicevo, è una grandissima ottimista e mi faceva piacere concludere con lei questo incontro. Perché? Perché sono emersi tanti spunti di riflessione, a partire dalla necessità, appunto, come chiudeva prima il sindaco, di avere un approccio estremamente industriale a questo tipo di industria appunto turistica, la necessità di ricostruire una governance, ma anche di integrare e ripensare a quelli che sono altri settori. Penso al trasporto, che diceva appunto il professor Antolini, quindi di pensare un sistema di trasporto, di infrastrutture in generale, che potesse essere in un certo senso contestualizzato ad un paese che intende effettivamente rendere il turismo una reale eccellenza, quindi utilizzare il turismo come una reale eccellenza. Molto spesso, ahimè, ci sono tra l'altro degli strumenti, e appunto mi rivolgo a Valeria, molto spesso però questi strumenti o non si sono ben comunicati oppure non vengono utilizzati adeguatamente. Per cui chiedo lei appunto di farci appunto un quadro, in un certo senso, di quelle che possono essere le opportunità che le politiche di coesione ci forniscono per supportare il rilancio della destinazione Italia in questo momento critico, ed in particolar modo eventualmente ritornare su quello che era l'ipotesi che appunto evidenziava Alessandra Priante, quando appunto ha parlato del ruolo dell'Italia in tutto il bacino del Mediterraneo. A te la parola, Valeria, grazie. Va bene, grazie a tutti. Dico così provocatoriamente, vedo che il discorso delle risorse non vi interessa, quindi diciamo pochissimo tempo per poter dire cose veramente abbastanza importanti in questo momento, invece no. Prenditi diciamo, tutto il tempo di cui hai bisogno, ci stanno seguendo in tanti. Ok, le analisi sono sempre importanti, noi che ci occupiamo di risorse, di policy, sappiamo che parliamo sempre alla fine, però insomma è un po' complicato poi fornire un quadro in poco tempo, quindi cercherò di essere comunque chiara. Allora, il turismo praticamente è sempre stato, partiamo diciamo dal futuro perché in realtà sappiamo tutti che sono in gioco importanti risorse da questo pacchetto Next Generation EU, sappiamo che è stato approvato il quadro finanziario pluriennale che dà il via alle politiche di coesione. Però sappiamo anche che ci sono dei tempi che sono abbastanza rilevanti, cioè il pacchetto di politiche di coesione 2021-27 partirà non prima dell'anno prossimo, quindi al momento quello di cui possiamo, il meccanismo finanziario su cui possiamo basare le cose che facciamo rientra nel pacchetto appena del Next Generation EU. In particolare, sapete, devo dire che il turismo è sempre stato un po' la cenerentola delle politiche di coesione. Io non sono, sono un economista, non sono ottimista, ma sono possibilista, perché diciamo altrimenti, avendo studiato, lavorando in questo settore da tantissimi anni, diciamo si impara ad essere possibilisti, perché ci si rende conto che l'unico approccio realmente positivo per poter proporre delle cose e per poter valorizzare poi le tante cose positive che si fanno e di cui non si è a conoscenza. Sicuramente voi avrete assistito al dibattito durante il Covid, che eravamo tutti quanti in lockdown su questo pacchetto. C'è stato un momento in cui il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva detto: ah bene, dobbiamo fare un fondo per il turismo, un piano per il turismo. Insomma, diciamo, ci abbiamo un po' creduto tutti. Ovviamente, diciamo, il turismo concorre a una dimensione di forte intersettorialità con la cultura e con l'ambiente. E questo è un fatto positivo e un fatto, diciamo, negativo da un punto di vista di attenzione della policy.
Il pezzo di cui noi possiamo immediatamente usufruire è questo dei 55 miliardi che vanno a come dire, rimpinguare un po' le casse della programmazione 2014-20 relativa alla politica di coesione. Ma anche all'interno di questa politica diciamo che il turismo non è mai stato inquadrato in maniera centrale. Noi abbiamo sempre avuto in questa programmazione, ad esempio, abbiamo due obiettivi tematici che si occupavano del turismo. Uno era l'OT6, che era proprio tutela dell'ambiente e uso efficace delle risorse, e l'altro che l'OT3 che lavorava e lavora con queste risorse aggiuntive che spero poi arriveranno presto. Questo dipende anche un po' da come vanno i negoziati. Noi leggiamo ogni giorno i giornali e cerchiamo di capire anche un po' qual è il dibattito a livello europeo e come si sta orientando. E l'altro obiettivo era appunto quello del sostegno alla competitività delle piccole e medie imprese, che però è un obiettivo che noi condividiamo con altri settori. E quindi questo pezzo che doveva a un certo punto poteva essere dedicato al turismo, perché è il settore ovviamente più colpito dal distanziamento e dalla chiusura e dal lockdown, sono diventate misure per gli investimenti, per il risanamento del regimi di riduzione dell'orario lavorativo, misure a favore dell'occupazione giovanile, sostegno ai sistemi sanitari, nonché bla bla bla, e poi alla fine si tratta di un sostegno che sarà reso disponibile trasversalmente ai settori economici, compresi quelli del turismo e della cultura, che tanto hanno risentito della crisi. Quindi, diciamo, il mio possibilismo vi invita a vedere l'opportunità in questa vaghezza, in questa grande ambiguità. L'opportunità è questa, quella che bisogna fare un po' di pressing in termini di partenariato. Un tavolo di questo tipo, che è trasversale, che è diciamo un po' un tavolo di innovazione sociale, può produrre delle proposte. Noi vediamo il turismo comunque sempre come nel menu delle cose da fare, anche nel documento di programmazione economica e finanziaria lo vediamo, nel piano sud, in tutti i documenti, però è una voce del menu. Quindi sta poi agli attori e soprattutto a quelli che lavorano, che pensano e che lavorano nei posti chiave, cercare di attirare l'attenzione su questa partita. Detto questo, qualcosa si sta facendo, nel senso che io ho dato un pochino uno sguardo ai programmi operativi regionali, cioè non è tutto fermo. Qualcosa si sta muovendo, purtroppo magari sarà insufficiente, però insomma è sempre un punto di partenza. E noi osserviamo che nei vari programmi, in maniera un po' diciamo in ordine sparso, questa è un'altra cosa che insomma da un lato può essere interessante, perché c'è sempre la regione che cerca di utilizzare i suoi fondi, c'è una diversità anche tra regioni e anche tra le caratteristiche del turismo regionale all'interno della stessa ripartizione, quindi c'è una diversità di cui si tutto sommato si deve tener conto. Dall'altro, questa diversità ci può anche stimolare su azioni che è possibile prevedere. Tra l'altro, Roberto, ti volevo poi mandare un documento in cui siamo in un momento storico in cui i cluster vengono rivalorizzati dalle politiche europee e il turismo è uno di questi cluster. Mi sono dimenticata di mandarti un documento. Tra l'altro io diciamo ero in concomitanza con voi e con un tavolo di programmazione con le amministrazioni regionali delle misure che attueranno per la competitività, e tra queste misure c'è anche è incluso il cluster del turismo. Quindi per dirvi che questo è un momento molto in cui si fa molta moltiplicazione di idee, cioè questo tavolo, questa riunione di oggi, che per me è stata molto interessante, è un qualcosa che non deve finire qui, no? Cioè non si deve chiudere, è stato fatto il webinar, cioè tutte le cose interessanti che abbiamo ascoltato dovrebbero trovare un minimo di sistematizzazione e di interlocuzione con chi poi le decisioni le prende. Ovviamente diciamo anche questo sistema è variegato, però
come Roberto sa, diciamo, bisogna un po', io lo dico sempre, insomma, se uno crede in una cosa, poi comunque prima o poi un interlocutore sensibile al tema lo trova. Le misure che sono state attuate fino ad ora sono, le possiamo, io volevo preparare una slide, poi mi ha detto non prepararla, sarebbe stata molto carina, io comunque ce l'ho, poi magari ve la do dopo, di due tipi, emergenziali e strutturali, e sulla domanda, sull'offerta, e di tipo generale. Questo, diciamo, è un po' il quadro delle misure a cui dobbiamo pensare. Facciamo degli esempi. Ora, nel quadro emergenziale abbiamo avuto, abbiamo cercato, cioè ci sono regioni, ad esempio ho visto l'altro giorno la Calabria, ha pubblicato due bandi, di cui uno destinato ai giovani, dando un bonus anche abbastanza basso, per carità, non era una grande cifra, per spenderlo nella sua regione. Questo fatto sul Por Calabria. Questo tipo bonus vacanze che poi abbiamo visto anche in altri provvedimenti nazionali. Quindi misura emergenziale che interviene sulla domanda. Altri invece, altre misure emergenziali sono intervenute sull'offerta, cioè le indennità che sono state date per la mancanza di fatturato a singoli, che in alcuni casi sono state fatte da alcune regioni, rientrano in queste categorie. Come ricordava anche il dottor Palmieri prima, c'è innanzitutto c'è un effetto immagine molto forte su cui bisogna lavorare. Ricordiamoci che ad esempio molte delle nostre destinazioni sono state avvantaggiate, purtroppo, diciamo, lo dico come fatto negativo, proprio all'epoca degli attentati terroristici. Ci sono state delle città che sono italiane, che sono apparse più sicure rispetto ad altre città europee. Quindi l'effetto immagine, mezzogiorno, Italia o paese sicuro, è sicuramente un qualcosa che poi può portare a una ripresa del turismo e a rendersi conto, stando in un paese, che anche andando da Napoli a Firenze a Venezia, diciamo un paese in cui non c'è soltanto l'immagine di Piazza San Marco completamente vuota, come qualcuno ha ricordato, perché stando poi in situazione, ovviamente diciamo, ci si rende conto che un paese sta riprendendo questo tipo di attività. Certo. Credo che bisogna puntare molto sulla destagionalizzazione, ma anche sulla spalla che ci sarà settembre-novembre, nel senso che è evidente che ora ci siamo resi conto quanto il turismo sia intersettoriale, anche col tema non solo del Covid, ma con il tema della salute e della sanità. Cioè, ricordiamoci che ci sono altri tavoli in cui ci sono delle destinazioni turistiche in cui ci vanno persone di una certa età perché sanno che ci sono delle strutture sanitarie adeguate e basano moltissimo il turismo su questo vantaggio. Quindi dare un'immagine di un paese sicuro anche da un punto di vista non solo che non ci sono contagiati, ma che ci sono strutture sanitarie adeguate, in questo momento io penso che sia abbastanza importante. Ovviamente il turismo è legato anche ad altri settori, quindi la cultura, il fatto che si riprendano gradualmente, lo hanno ricordato, non sto dicendo nulla di nuovo, ma insomma il fatto che ci sia un po' di ripresa delle visite turistiche, soprattutto nei luoghi aperti, un po' di legato all'enogastronomia, quindi questo, diciamo, è un settore un po' servente. Ma ritornando alle misure, io invece vi vorrei ricordare che sarebbe molto importante, ci sono dei documenti che già, diciamo, cercano di dare una mano nel proporre a chi prenderà le decisioni sui programmi nazionali, sui programmi regionali, dove poi vedrete praticamente le misure, i bandi e quant'altro. Ci sono già delle misure strutturali che sono partite e sono, ne ho visto ad esempio un bando fatto dalla Regione Campania per la ristrutturazione cioè un momento di fermo, dare la possibilità di ristrutturare le proprie attività. E quindi la finanza per le imprese, ad esempio sono proposte di credito d'imposta o comunque contributi a fondo perduto per l'ammodernamento
e la riorganizzazione delle strutture ricettive, oppure i contributi per l'innovazione tecnologica, la conversione green degli hotel. Ricordiamoci che ci sarà un grande Green Deal ora, per cui risorse sull'ambiente ci saranno, quindi bisogna anche un po' puntare su questi, che sono diciamo dei grandi slogan di queste nuove policy, ma che comunque hanno anche dei contenuti e anche contributi per il marketing e la comunicazione istituzionale. E poi ci sono delle proposte sulla fiscalità, sul credito d'imposta, sia per vari tipi di spese che sono state ovviamente affrontate dagli operatori in questo periodo. Quindi, diciamo, un po' di policy emergenziali sono state fatte in sintesi, anche con i fondi europei 2014-20, arriveranno nuove risorse. Queste nuove risorse, come avete visto, diciamo, devono fare tante cose, possono fare tante cose, speriamo che facciano questo. Questo dipende anche un po' da chi, dall'attività proprio lobbistica, diciamo, di sensibilizzazione di un settore che è così colpito, e bisogna ovviamente mettere in piedi delle misure strutturali, cosa che in realtà stanno facendo sia a livello nazionale sia a livello, sono previste a livello nazionale, alcune cose sono state anche fatte, ma che alcune regioni stanno mettendo in campo. Spero di essere stata molto lunga. Valeria, sei stata chiarissima, con la promessa che poi questa slide che ti ho impedito di fare ce la fornisci comunque. Voglio solo porti un quesito, ma perché appunto, diciamo, spesso mancano sempre poi dei collegamenti. Chi poi dovrebbe effettivamente poi promuovere, cioè far capire, far sapere in un certo senso che queste misure ci sono? Cioè, mi chiedo questo perché spesso appunto c'è questo pezzo che ci perdiamo. Chiaramente parlo a favore delle imprese, parlo a favore dei territori in questo momento. Mi chiedo questo. Diciamo che la programmazione 2014-20, che è quella che ci consente immediatamente di avere delle risorse a disposizione, attualmente, diciamo, sia nelle sono risorse delle regioni sostanzialmente, anche su alcuni PON, quindi diciamo sia PON sia POR. Questi sono i due interlocutori. Tant'è vero che le regioni, la regione Calabria, la regione Campania, non ho visto altre regioni, ma stanno attuando queste misure, di cui una strutturale della regione Campania, che ho visto proprio l'altro giorno, e le altre tutte emergenziali a valere sui fondi di coesione, i fondi strutturali, anche sul fondo di sviluppo e coesione, che diciamo è anche un pochino, che accompagna i fondi strutturali e che è più flessibile. Questo per il 2014-20, perché sono i fondi immediatamente disponibili. Sulle partite future, che però non arriveranno prima del 2021, ovviamente sarà prodotto un documento centrale, che è l'accordo di partenariato, su cui i partner possono intervenire e possono dire delle cose. Il processo partenariale, e i partner sono tutti, cioè se vedete l'associazione di categoria, le università, i centri di ricerca e quant'altro, c'è stato tutto un processo che è stato fatto proprio prima del Covid, e che però effettivamente, diciamo, poi nel post-Covid non ha più valore. Ci sarà un processo di ascolto, e in questi processi di ascolto centrali, tendenzialmente, ci saranno dei tavoli al Ministero, all'Agenzia per la coesione, troveremo poi il modo, diciamo, di capire dove ci sarà questo dibattito, si potranno fare delle proposte. Quindi io credo che, ho visto che comunque nei documenti programmatici, quelli là un po' quadro, tipo il documento di programmazione di economia e finanza nazionale, c'è il settore turismo, sono già previste delle voci di spesa, dei capitoli di spesa, e poi magari ti mando, Roberto. Grazie. E poi cerchiamo di capire quali saranno i luoghi della diciamo di ascolto del partenariato, che non sono ancora partiti. Al momento io consiglio comunque sia al Ministero sia alle regioni, per i fondi residui che hanno e che saranno rimpinguati sul 2014-20, perché sono le azioni più immediate. E sappiamo che è un settore, diciamo, che a meno di
situazioni, diciamo, proprio non di vaccino immediato, è un settore che ha bisogno comunque di un sostegno immediato per quello che vediamo intorno a noi. Va bene. Allora, siamo giunti alla fine, finalmente, diciamo, cioè, forse diciamo tempi un po' più troppo dilatati. Ecco, cosa emerge? Effettivamente i punti di contatto, i punti che sono emersi sono veramente, veramente tanti, per cui diciamo credo che sia difficile effettivamente pensare a delle conclusioni. Quello che effettivamente mi preme dire è questo, quello che in un certo senso l'ho anticipato precedentemente, mi farebbe effettivamente molto piacere che, come diceva appunto Valeria, questi tipi di incontri diventino appunto sistematici proprio perché appunto è importante creare una piattaforma in cui mondo dell'accademia, mondo della ricerca, mondo operativo comincino a dialogare, ma a dialogare e farlo in modo effettivamente concreto, il più possibile sistematico. Questo è chiaramente diciamo un mio intento, penso di interpretare anche quello che è il pensiero del direttore dell'ISMED Salvatore Capasso, che appunto mi ringrazio per questa opportunità. Ringrazio tantissimo Fabrizio Antolini e Carmen Bizzarri ed il sostegno quindi diciamo della SISUR nella costruzione del panel, nella costruzione di questa appunto piattaforma, questo inizio di piattaforma. Sono contento perché si è stato richiamato il tema del Mediterraneo come possibile diciamo opportunità in un certo senso anche di rilancio per l'Italia. Prima di passare la parola diciamo a Fabrizio che penso voglia dire qualcosa, vorrei poi invitare tutti perché come ISMED stiamo pensando al lancio di un volume con all'interno delle ricerche incentrate sul turismo in Italia e nel Mediterraneo, in cui poi diciamo SISTUR, questo mi sento di dirlo Fabrizio, vorrei facesse una parte attiva. A te la parola, prego. Sì, grazie anch'io. Io sapete che sono stato eletto presidente a Benevento e entrerò quindi in pieni poteri da gennaio, ma in realtà già adesso con Antonio stiamo organizzando tante cose e questa cosa nasce poi dalla collaborazione tra me e Roberto Micera. Un punto che volevo sottolineare era proprio quello che ha detto Roberto, cioè la volontà di creare un riferimento attraverso SISUR, CNR ed altre società scientifiche in modo da avere un punto di riferimento affinché il turismo diventi una scienza, che questo è un punto fondamentale. E il turismo non può essere lasciato ancora all'improvvisazione, perché così facendo, e questo ragiona il sindaco che ha parlato precedentemente, non riusciamo a crescere in maniera sistematica, e questo coinvolge anche la formazione. Quindi analisi nuove, quindi partecipazione a PON. Questo è quello che avevo detto anche al sottosegretario e sicuramente noi come SISTUR invieremo una richiesta di incontro per poi provare a fare una collaborazione innanzitutto col CNR, visto che le cose riescono molto bene, e poi allargarle anche agli altri attori. Quindi è il momento di agire, non è più il momento di stare a guardare. E quindi sono molto contento, ricordo a tutti i partecipanti che SISTUR fa anche delle borse di studio, che se andate su www.sistur.net potete vedere i bandi, e quindi è bene che i ragazzi inizino a partecipare, ad avvicinarsi al turismo proprio partecipando a questi bandi. C'è un premio di laurea, la somma è una somma modesta ma importante, nel senso è modesta in termini assoluti, è importante dal punto di vista morale ed etico che una società scientifica guarda ai giovani, perché è semplicemente questo il modo per assicurarsi un futuro nel turismo. Quindi io ringrazio Roberto, ringrazio anche il direttore Capasso con il quale ho parlato precedentemente,
E quindi ringrazio tutti quanti quelli che hanno ascoltato e anche un caro saluto al presidente attuale, il professor Antonio Giusti, che c'è sempre a fianco nei nostri iniziativi. Grazie mille Fabrizio, grazie veramente tanto, grazie a tutti i partecipanti al panel, vedo ancora Giacomo collegato, Valeria, Carmen, ancora Salvatore che diciamo è oscurato, eccolo qui forse, sta arrivando Salvatore, e chiaramente grazie a tutti quelli che effettivamente ancora adesso, diciamo dopo circa 2 ore e mezzo ci stanno ascoltando. Informo tutti che le slide saranno messe a disposizione e che credo diciamo sarà messa anche a disposizione il video della registrazione, poi questo chiaramente diciamo farò un ulteriore passaggio con la direzione. Grazie a tutti. Salvatore, vuoi dire qualcosa in chiusura? Sì, voglio di nuovo, anche se questa parola è stata pronunciata più volte, ringraziare tutti i partecipanti, anche perché l'obiettivo che ci eravamo dati l'abbiamo raggiunto, cioè quello di sollevare una discussione che possa essere produttiva di risultati. Il nostro paese ha bisogno di azioni adesso mirate, e anche noi diciamo che lavoriamo dal punto di vista della ricerca, il nostro contributo lo possiamo dare in questo modo. Quindi era questo l'obiettivo. Io quindi sono estremamente contento di come sia andato il dibattito, non sono un esperto di turismo, però diciamo ho apprezzato tantissimo il livello di interventi e anche le prospettive anche applicate di quello che faremo. Con la Sistur ho parlato con Fabrizio, quindi metteremo in piedi un programma attento a questi temi, quindi me ne vado a casa molto contento del progetto e di come sia andata. Quindi ancora, è già a casa. Anche se è stato detto più volte, grazie a tutti voi. E ci rivedremo presto. Io spero che alcuni atti, una forma di resoconto, da ora in poi per questi webinar io li voglio preparare. Quindi io farò in modo di preparare un piccolo resoconto di quello che si è detto adesso, perché rimanga traccia e che poi possa servire concretamente poi alla preparazione di altro materiale, altro lavoro. Quindi a voi panelisti probabilmente vi ricontatteremo per chiedere un piccolo contributo di un paio di righe per sintetizzare quello che voi pensate e quali sono le vostre proposte sul tema. Quindi grazie a tutti e buona sera. Grazie, arrivederci. Ciao a tutti, grazie e complimenti. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti voi, ciao Valeria, ciao. Ciao, a presto spero. Sì, dai, ci dobbiamo vedere.